The sermon Scriptural Signs of the Time has been delivered by Brother William Marion Branham Friday evening, April 10, 1964, at the National Guard Armory of Birmingham, Alabama, United States of America. Il sermone Segni Scritturali del Tempo è stato tenuto dal fratello William Marion Branham la sera di venerdì 10 aprile 1964 al National Guard Armory di Birmingham, Alabama, Stati Uniti d'America. Thank you, Bishop. Let us bow our heads a moment for prayer. Most gracious Heavenly Father, we approach thy great throne and majesty tonight in the name of Jesus Christ. Knowing this, that we have the assurance that you'll hear us. We have no other name that we can be assured that you'll hear us in, but he said, if you'll ask in my name. So we pray that you'll receive us into thy kingdom tonight. Ti ringraziamo per questo. Chiniamo i capi un momento per la preghiera. Gentilissimo Padre Celeste, ci avviciniamo al tuo grande trono e alla tua maestà stasera, nel nome di Gesù Cristo, sapendo questo, che abbiamo la certezza che tu ci ascolterai. Non abbiamo altro nome tramite cui essere sicuri che tu ci ascolterai, ma egli disse, se chiederete nel mio nome. Quindi preghiamo che tu ci riceverai nel tuo regno stasera. And may we leave here saying like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us? As he spake to us along the way. Father, we think of them on that fine, first beautiful resurrection morning, Jesus alive and among the people, and yet they, some that loved him didn't recognize it. E possiamo uscire di qui dicendo come quelli che venivano da Emmaus non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Padre, pensiamo a loro in quel bel, primo, meraviglioso mattino della risurrezione. Gesù vivente in mezzo al popolo, ed eppure loro, alcuni che lo amavano, non riconobbero ciò. So is it tonight, Lord. After 1900 years, you're still alive and among us. Many people doesn't realize it. Though those men should have understood it. They know the scripture said he'd raised up. But Father, I guess it's just human beings. Forgive us, Lord. Così è stasera, Signore. Dopo 1900 anni, tu sei ancora vivente tra di noi e molte persone non lo comprendono. Sebbene quegli uomini avrebbero dovuto comprenderlo, loro sapevano che la Scrittura disse che egli sarebbe risorto, ma Padre, immagino siano proprio gli esseri umani. Perdonaci, Signore. And we pray now that your grace will be sufficient for us tonight and grant your blessings upon all who are waiting and those under anticipation for their physical healing. Grant, Lord, it'll be tonight that they can reach up by faith and believe you. We ask it in Jesus Christ's name. Amen. May be seated. E preghiamo ora che la tua grazia ci basti stasera e concedi le tue benedizioni su tutti coloro che aspettano e quelli in aspettazione della loro guarigione fisica. Concedi, Signore, che avverrà stasera che essi potranno innalzarsi per fede e credere a te. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Reverend Jack Moore, you see in the building, Reverend Jack Moore, you're wanted at the book stand right away, Brother Jack Moore. Il Reverendo Jack Moore è nell'edificio? Il Reverendo Jack Moore, ti cercano alla bancarella dei libri proprio ora, il fratello Jack Moore. We are happy to be here tonight, again in the service of the Lord. And with great anticipation, believing that God will meet us upon the ground that we have promised to meet us on. Siamo felici di essere qui stasera di nuovo nel servizio del Signore e con grandi aspettative, credendo che Dio ci incontrerà sulla base che noi
su cui Egli ha promesso di incontrarci. Now, we do not claim to have any power. I don't believe that we have power to heal the sick. We don't have power, but we have authority. See? It's not power. Ora non dichiariamo di avere alcuna potenza. Io non credo che noi abbiamo potenza di guarire i malati. Non abbiamo potenza, ma abbiamo l'autorità. Vedete, non è la potenza. Say for instance there's a policeman standing out on the street, he weighs 110 pounds, and here comes a whole row of traffic at 80 miles an hour, 300 horsepower engines in them, and they're buzzing down the street, 300 horsepower engines. Diciamo per esempio che c'è un poliziotto qua fuori sulla strada, egli pesa 110 libbre ed ecco un'intera corsia di traffico a 80 miglia all'ora, con dentro motori da 300 cavalli e stanno scendendo rumorosamente lungo la strada, motori da 300 cavalli. Well, that little fellow doesn't have power to stop one of them, but just let that badge shine and raise up his hand, listen to the brake squeak. Watch him slide sideways. It is his power that stops them. It's his authority. Ebbene, quel piccolo individuo non ha la potenza di fermarne una sola, ma lasciate solo che quel distintivo splenda e che alzi la sua mano. Ascoltate i freni che stridono e osservateli scivolare di traverso. Non è la sua forza che li ferma, è la sua autorità. And the church has an authority from Jesus Christ. In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, they will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's his given authority. E la Chiesa ha l'autorità da Gesù Cristo. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, se coglieranno serpenti o berranno cose mortifere, non sarà fatto loro alcun male, se imporranno le mani sui malati, essi guariranno. Quella è la sua autorità che è data. Now what if this same little policeman is afraid to raise his hand and step out in that traffic? You better take off the uniform, present the badge back. Because he'll never make a policeman, neither will we ever make a believer, as long as we're afraid to exercise the authority that's been given us by Jesus Christ. Ora, e se questo piccolo poliziotto avesse paura di alzare la mano e uscire in quel traffico, egli farebbe meglio a togliersi l'uniforme, riportare il distintivo, perché non sarà mai un poliziotto. Neppure noi saremo mai dei credenti fin tanto che avremo paura di esercitare l'autorità che ci è stata data da Gesù Cristo. We have victory. We don't have to have any. We don't have to fight for victory. We already have victory. He conquered for us, not us. He conquered for us. We're not the mighty conqueror. He is the mighty conqueror. Noi abbiamo la vittoria. Non dobbiamo avere alcun. Non dobbiamo combattere per la vittoria, abbiamo già la vittoria. Egli vinse per noi, non noi, egli vinse per noi. Noi non siamo il potente vincitore, egli è il potente vincitore. Now, remember tomorrow night, if the Lord willing, these first couple nights, it's just a shame to run into a city like this and just get acquainted, shake hands, leave. And that's not fair to the people, it's not fair to the ministry. It certainly isn't because the ministry is a little on the phenomenal side, and you just have a night or two, about two nights to introduce it, then start praying for the sick. Ora ricordate, domani sera, se piace al Signore, queste prime paio di sere, è proprio una vergogna venire di corsa in una città come questa e fare appena conoscenza, stringere le mani, andarsene, e ciò non è giusto per la gente. Non è giusto per il ministero, certamente non lo è, perché il ministero è un po' sul lato fenomenale. Avete solo una sera o due per circa due sere per presentarlo, poi iniziare a pregare per i malati. And the people run up in the prayer line, not even hardly knowing what they're coming for, just blindly jumping into it. It should be laid out and showed scripturally, word by word, that it's thus saith the Lord. And that is true. The message of the hour to Abraham's loyal, royal seed through Jesus Christ. E la gente corre nella fila di preghiera quasi non sapendo per che cosa vengono, proprio saltandoci dentro alla cieca.
dovrebbe essere esposto e mostrato scritturalmente, parola per parola, che il così dice il Signore, e ciò è vero, il messaggio dell'ora per la reale fedele progenie di Abramo tramite Gesù Cristo. For we are heirs with Abraham according to the promise, as we being Christ were Abraham's seed, and heirs with him to the promise. The royal seed, not the seed through Isaac, that was natural, through sex. Poiché noi siamo eredi con Abramo secondo la promessa, come siamo di Cristo, siamo progenie di Abramo e siamo eredi con lui della promessa, la reale progenie, non la progenie attraverso Isacco, quella era la naturale tramite il sesso. Jesus was the seed without sex. He was God himself. We are not saved by Jewish blood, neither are we saved by Gentile blood. He was neither Jew nor Gentile. He was God. He was nothing short of God. See? Gesù era la progenie senza il sesso. Egli era Dio stesso. Noi non siamo salvati tramite sangue giudeo e neppure siamo salvati tramite sangue gentile. Egli non era né giudeo né gentile. Egli era Dio. Egli non era niente meno che Dio, vedete? We know he was conceived in the womb of a virgin, Mary. She was just the incubator. She did not, the egg was not hers, that wasn't her egg, nor it wasn't no man's germ, or male germ, which is the hemoglobin, which is the blood cell, is in the male sex. We know that. Noi sappiamo che egli fu concepito in un grembo di una vergine, Maria. Lei fu solo un'incubatrice, lei non fece, l'ovulo non era suo, neppure quello non era il suo ovulo, neppure era il germe di qualche uomo o germe maschile, siccome l'emoglobina che è nella cellula sanguigna è nel sesso maschile, lo sappiamo. The hen can lay an egg, but if she has been with the male bird, it'll never hatch. It has to be with the male bird first. The male packs the blood cell and the life is in the blood. Una chioccia può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio non si schiuderà mai. Deve stare con l'uccello maschio prima. Il maschio porta la cellula sanguigna e la vita è nel sangue. And this was God himself who, now the Protestant believes that the egg belonged to Mary. The egg cannot be produced without a sensation. So what would you make God do then? See? God made both egg and blood cell. E questo era Dio, lui stesso, il quale ora il protestante crede che l'ovulo appartenesse a Maria. L'ovulo non può essere prodotto senza una sensazione, quindi cosa fareste fare a Dio allora? Vedete, Dio creò sia l'ovulo che la cellula del sangue. He was God, the flesh of God. We've seen God, handle God with our hands. Without controversy, great is the mystery of God, for God was manifested in the flesh, seen of angels. Handled here in the world, received up in the glory. Egli era Dio, la carne di Dio. Noi abbiamo visto Dio toccato con le nostre mani, senza controversia grande il mistero della Deità, poiché Dio fu manifestato in carne, visto da angeli, toccato qui nel mondo, ricevuto in gloria. So we find in this now that he was God, made flesh. He tabernacled with us. He changed his great position from being the great eternal one. As we spoke last night, he was the attribute of his own thought. He did come down here and become man to redeem man. Così in ciò troviamo ora che egli era Dio fatto carne, egli fece un tabernacolo con noi, egli cambiò la sua grande posizione dall'essere il grande eterno, come abbiamo detto ieri sera, egli era l'attributo del suo stesso pensiero, egli scese qua giù e divenne un uomo per redimere l'uomo. What the most lovely story. I don't see how people could ever stay a sinner and know that. How that God became one of us. It's so beautifully illustrated there. I'd like to preach it to you. And Ruth and Naomi, how he was become the kinsman redeemer, had to be a redeemer and had to be kinfolk. Ebbene, è la storia più amorevole. Non vedo come la gente possa rimanere peccatrice e sapere ciò, come Dio divenne uno di noi.
è illustrata così magnificamente qui, come mi piacerebbe predicarvela in Ruth e Naomi, come egli divenne il Redentore consanguineo, doveva essere un Redentore, si doveva essere consanguinei. How God and Spirit took me kin to us, and he become kin to us. When God made man in his own image, he was a spirit man. And there's no man to till the soil. Then he put him in the earth. After in five senses, he made him an animal with the Spirit of God in him. E come Dio nello spirito non poteva essere nostro consanguineo, ed egli divenne nostro consanguineo. Quando Dio fece l'uomo a sua stessa immagine, egli era un uomo di spirito e non c'era nessuno che coltivasse il suolo. Allora egli lo mise sulla terra dopo, nei cinque sensi, egli lo rese un animale con dentro lo spirito di Dio. Now we are animal life, we know that, we're a mammal, mammal, warm-blooded animal. And then God came down in the form of man. If man took the form of God, then God took the form of man to redeem man back redeemed. Oh my, what a beautiful picture. What a wonderful thing we have. Ora noi siamo vita animale, lo sappiamo, siamo mammiferi, mammiferi animali col sangue caldo. E allora Dio scese nella forma di un uomo, come l'uomo prese la forma di Dio. Allora Dio prese la forma di un uomo per redimere l'uomo. Redenti. Oh, mai, quale immagine meravigliosa, come quale cosa magnifica noi abbiamo. Now, tonight, just a short service. I helped you along last night. After 9 o'clock, I noticed the people again, one, getting up, walking here, going out. But see, that disturbs, it distracts from the meeting. And when it does, it's not your fault. Maybe you had to catch a bus or something, and you have to be there. I know what that means. I'll try to hurry. Ora, stasera solo un breve servizio, vi ho trattenuti a lungo ieri sera. Dopo le 9 ho notato che la gente ha iniziato, qualcuno si alza, cammina qui, esce. Ebbene, vedete, ciò disturba, distrae dalla riunione e quando lo fa non è colpa vostra, forse dovevate prendere un autobus o altro e dovete essere là. So cosa significa, cercherò di sbrigarmi. Now tomorrow night, if God willing, I want to take an evangelistic text and preach to you tomorrow night, the Lord willing. Ora, domani sera, se Dio vorrà, voglio prendere un testo evangelico e predicarvi domani sera, se piace al Signore. Tonight I want to read some scripture and just give a few quotations, just a background a little bit, because not understanding the message, and you're all practically everyone strangers to me. And not knowing nothing about the message, and then not knowing what all this is about, you just reach haphazardly at it. Stasera voglio leggere dalla scrittura e prendere solo alcune citazioni, solo per creare uno sfondo, perché non comprendendo il messaggio e tutti voi, praticamente ognuno, mi è estraneo e non sapendo alcuna cosa del messaggio, e allora non sapendo ciò di cui tutto questo si tratta, voi proprio vi avvicinate azzardatamente a ciò. I want you to understand, it's a promise of God for this day. The days of Wesley would never work today. The days of Luther, what was the matter with the Lutheran, the Wesley son, they were living in the glare of Lutheran light, and God raised up Wesley. Voglio che lo comprendiate, è la promessa di Dio per questo giorno. I giorni di Wesley non funzionerebbero oggi. I giorni di Lutero, qual era il problema con i luterani? I Wesley scoprirono di star vivendo nel bagliore della luce luterana e Dio suscitò Wesley. And what was the matter with Wesley? They were living in the glare of Wesley when Pentecost raised up. Now what's the matter with Pentecost? Living in a Pentecostal glare. A glare is a reflection of a light, like a mirage on the road. For the light has been and reflected its light. E qual era il problema? Qual era il problema con Wesley? Essi stavano vivendo nel bagliore di Wesley quando sorse la Pentecoste. Ora, qual è il problema con la Pentecoste? Vivono in un bagliore pentecostale. Un bagliore è un riflesso di una luce, come un miraggio sulla strada, e dove c'era la luce e riflette la sua luce. That was the same thing that they rejected Jesus. They were living in the glare of another light. The light of the law, and they refused or failed to see the Messiah when their own prophets told just exactly what he would do, how he would be identified, and there he was just exactly the way they said he would be. And yet, they failed to see him because they were living in a glare of another day.
Ciò fu la stessa cosa che rigettarono Gesù. Stavano vivendo nel bagliore di un'altra luce, della luce della legge, e hanno rifiutato, oppure mancato di vedere il Messia, quando i loro stessi profeti dissero esattamente cosa egli avrebbe fatto, come egli sarebbe stato identificato. E lui era là proprio esattamente nel modo in cui dissero che egli sarebbe stato, eppure mancarono di vederlo perché vivevano nel bagliore di un altro giorno. I wonder today, friends, what would your present state now identify you with some of those characters of the Bible? Now think of it. All them Pharisees and Sadducees and great religious groups and how starts and great they was. Mi chiedo oggi, amici, oggi come vi identificherebbe la vostra condizione odierna con quei personaggi della Bibbia? Ora, pensateci, tutti quei farisei e sadducei e quei grandi gruppi religiosi, e come erano grandi e inamidati. Now just think, what side would you have took if Jesus was on earth? Not a church would let him into it. Nobody, just a few friends. Now you know that's prophesied again in the last days? Right. Ora pensate proprio, da quale parte sareste stati se Gesù fosse sulla terra? Neanche una chiesa lo avrebbe fatto entrare, nessuno se non pochi amici. Ora, sapete che è profetizzato ancora negli ultimi giorni? È giusto. And did you know also that in that day he was supposed to be an uneducated, illegitimate person? Did you know that? Did you know he was supposed to be a man out of his mind? E sapevate anche che in quel giorno egli era considerato una persona senza educazione, illegittima? Lo sapevate? Sapevate che egli era considerato un uomo fuori di testa? One day he said to the disciples, look around, there's too many with him. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Un giorno egli disse ai discepoli, si guardò attorno, ce n'erano troppi con lui, e gli disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete vita in voi. Now what do you think a doctor, a scientist, or some smart intellectual person would have thought? That man's a vampire. And trying to get all of us to be a vampire. Drink human blood? He never explained it. He didn't have to explain it. Amen. The real genuine predestinated seed will catch it. Ora, cosa pensate che un dottore o uno scienziato o qualche persona intelligente e intellettuale avrebbe pensato? Quell'uomo è un vampiro e sta cercando di farci essere tutti dei vampiri, bere sangue umano, mangiare. Egli non lo spiegò mai, non doveva spiegarlo. Il vero, genuino seme predestinato lo afferrerà. Showed it to that little woman we talked about last night. Yet in her condition, she found out what it was quickly. And he said, then he had 70 men and he called for disciples. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up from where he came from? Lo mostrò in quella piccola donna di cui abbiamo parlato ieri sera, sebbene nella sua condizione lei scoprì di cosa si trattava velocemente, ed egli disse, allora egli aveva 70 uomini che egli chiamò come discepoli, e gli disse, che cosa direte quando vedrete il figlio dell'uomo risalire da dove egli è venuto? Ascending up, we've seen the cradle he was rocked in. We know his mother, we know the manger he was born in. We come from the city, he fishes with us and so forth. Who is this guy? Well, that's too hard for them to believe, and they went away. Risalire? Noi abbiamo visto la culla in cui è stato cullato, conosciamo sua madre, conosciamo la mangiatoia dove è nato, noi veniamo dalla città, egli pesca con noi e così via. Chi è questo tizio? Ebbene, quello era troppo difficile da credere per loro e se ne andarono. Then he said to the 12, I chose 12 of you and one of you is the devil. Then he said to them, do you want to go also? Now he never explained it. He never told them what his flesh was and what his blood was. Allora egli disse ai 12, ho scelto voi 12 e uno di voi è un diavolo. Allora egli disse loro, non volete andarvene anche voi? Ora, egli non lo spiegò mai, egli non gli disse mai cos'era la sua carne e cos'era il suo sangue. He never told them how he come down and how he's going back up. But what? All the time, those disciples couldn't explain it either. But they believed it. They couldn't explain it. They were ordained to that life. They couldn't explain it.
Egli non gli disse mai come era sceso e come sarebbe risalito, ma osservate per tutto il tempo, neppure quei discepoli potevano spiegare ciò, ma lo credevano, non potevano spiegare ciò, essi erano ordinati a quella vita, non potevano spiegare ciò. Peter said, Lord, to whom would we go? They know the message of the hour, they know what it was supposed to be. They said, we know that thou and thou alone has the word of life. There's no place else we can go. Pietro disse, Signore, da chi ce ne andremmo? Conoscevano il messaggio dell'ora, sapevano cosa doveva essere. Dissero, sappiamo che tu e tu soltanto hai la parola di vita. Non c'è altro luogo in cui possiamo andare. Where could I go to what place today unless I went to Christ, the Bible? He's the inexhaustible fountain of God. The more you draw from it, the fresher and better it gets. Dove potrei andare, in quale luogo oggi se non andassi a Cristo, alla Bibbia? Egli è l'inesauribile fonte di Dio. Più ne prendete, più diventa fresca e migliore. Now, if you will, I want to read a little text tonight, or read some scriptures, and then we'll go right straight to the message and try to be out of here by 9 or a little after, if all possible. And that's just going to be about 30 or 35 minutes. Shall we stand while we turn to St. Matthew 12, the 12th chapter of St. Matthew, beginning with the 38th verse, while we reverently bow our hearts. Ora, se vorrete, vorrei leggere un piccolo testo stasera, oppure leggere della scrittura, e poi entreremo dritti nel messaggio, e cercheremo di essere fuori per le 9 o poco dopo, se possibile, e sarà di circa solo 30 o 35 minuti. Alziamoci mentre volgiamo a San Matteo 12, il 12° capitolo di San Matteo, iniziando con il 38° versetto, mentre riverentemente chiniamo i nostri cuori. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and an adulterous generation seeketh after a sign, and no sign shall be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Allora alcuni degli scribi e farisei gli fecero motto dicendo, Maestro, noi vorremmo veder da te un segno. Ma egli rispondendo disse loro, La malvagia e adultera generazione richiede un segno, ma niun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. For Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Perciò che, siccome Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così sarà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuor della terra. The man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation, shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui uno che è più che Giona. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Behold, a greater than Solomon is here. Let us pray. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. Preghiamo. Lord, behold means look up to, pay attention. Let us remember tonight these words, that greater than all is here, the Lord Jesus Christ, the Son of God. Signore, ecco significa alzare lo sguardo, porre attenzione. Facci ricordare stasera queste parole che è qui uno che è più grande di tutti, il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. We ask this blessing that he'll take these words and anoint them to the hearts of the people that they might have faith.
then show himself alive as he promised to be, Lo, I'm with you always, even to the end of the world or the consummation. We ask it in Jesus' name. Amen. Chiediamo questa benedizione, che egli prenda queste parole e le unga per i cuori delle persone affinché possano avere fede, poi si mostri vivente come egli ha promesso di essere. Ecco, io sono sempre con voi fino alla fine del mondo o all'adempimento. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. We will speak just for a few moments on scriptural signs of the time. Parleremo solo per alcuni momenti su segni scritturali del tempo. Now, Jesus here was rebuking that generation because they had not believed his scriptural sign. Watch these Pharisees. They come to him and said, Master, we would seek a sign from thee. What's the blindness of them? The sign had already been done, and they didn't recognize it. Ora, Gesù qui stava rimproverando quella generazione perché non avevano creduto al suo segno scritturale. Osservate, questi farisei vennero da lui e dissero, Maestro, vorremmo veder da te un segno. Osservate la loro cecità. Il segno era già stato fatto e non lo avevano riconosciuto. You know, I believe that one day the rapture will take place and people know nothing about it. Sapete, io credo che un giorno il rapimento avverrà e la gente non ne saprà nulla. Jesus said in St. Matthew, the 11th chapter, when John had come to, or his disciples had come to see him, and they returned back, and he said, What went ye out to see, a reed shaken with the wind, or a man in fine raiment, or did you go to see a prophet? He said, I say a prophet indeed. Now, if you can receive it, well, this is he who was spoken of, the prophet sent a Sam a messenger before my face. Gesù disse in San Matteo all'undicesimo capitolo, quando Giovanni era venuto a, oppure i suoi discepoli erano venuti a trovarlo e ritornarono, ed egli disse, Che cosa siete andati a vedere? Una canna scossa dal vento o un uomo con abiti sontuosi? O siete andati a vedere un profeta? Egli disse, Io vi dico in verità più che un profeta. Ora se potete riceverlo, ebbene, questi è colui di cui è detto tramite il profeta dicendo Io mando il mio messaggero davanti al mio volto. One day the disciples asked him, said, when he's talking about he being the son of man, he said, why is it then that the scribe says that Elias must first come? Un giorno i discepoli gli chiesero, dissero, quando egli stava parlando dell'essere il figlio dell'uomo, egli disse, Perché gli scribi dicono che Elia deve prima venire? Now look, in Malachi, the 3rd chapter, said that I'll send my messenger before my face. Jesus referred to that scripture. Not Malachi 4 now, that's another time. The Malachi 3 was one time I sent my messenger before my face. Ora osservate, in Malachia al 3° capitolo, disse che io manderò il mio messaggero davanti al mio volto. Gesù si riferì a quella scrittura, non a Malachia 4, ora, quello è un altro momento. Vedete, una volta era Malachia 3, io mando il mio messaggero davanti al mio volto. Malachi 4, when he comes in, the earth go to be burnt, and the righteous walk out upon the ashes in the millennium. And we never did that after the coming of John. Malachia 4, quando verrà, allora la terra sarà arsa e i giusti cammineranno sulle ceneri nel millennio, e non abbiamo fatto ciò dopo la venuta di Giovanni. But it will be after the coming of the last day messenger that will return the hearts of the people back to the original gospel, the faith of the early fathers, the kind they had it in the new church at Jerusalem. Ma avverrà dopo la venuta del messaggero degli ultimi giorni che volgerà i cuori della gente di nuovo al Vangelo originale, la fede dei primi padri, il genere che avevano nella nuova chiesa a Gerusalemme. And that will be restored in the last days to the, it'll be in a minority group, but it will be just the same kind of a character as Elijah and John, both wilderness lovers, women haters, and
so and denominational blasters, and they'll be just the same type of person, but have the truth, a vindicated, identified truth. It's promised. E ciò sarà restaurato negli ultimi giorni, sarà in un esiguo gruppo, ma sarà lo stesso tipo di personaggio di Elia e Giovanni, entrambi amanti del deserto, odiatori di donne e così via, e distruttori di denominazioni, e sarà lo stesso genere di persona, ma avrà la verità rivendicata, la verità identificata, è promesso. Now, we know that Jesus turned and said to him, Elias has already come and you didn't know it. Ora sappiamo che Gesù si girò e gli disse, Elia è già venuto e non lo avete riconosciuto. Now wouldn't it be very sad one of these days if we find the church over in the tribulation period? Now I'm not here to preach doctrine, I don't do that, I respect my brothers. But if you'll forgive me, let me just inject this just a moment. Ora, non sarebbe molto triste uno di questi giorni? Se trovassimo la Chiesa nel periodo della tribolazione, ora non sono qui per predicare dottrina, non faccio ciò rispetto ai miei fratelli, ma se mi perdonerete lasciatemi inserire questo solo momento. I, for myself personally, certainly I believe the church goes through the tribulation period, but not the bride. The bride goes home. See, God brings a bride out of a church like he brought a nation out of a nation in Egypt. See? Io per me, personalmente, certamente io credo che la Chiesa passa attraverso il periodo della tribolazione, ma non la sposa. La sposa va a casa. Vedete, Dio porta una sposa fuori da una Chiesa come Egli portò una nazione fuori da un'altra nazione in Egitto. Vedete? The bride, that's the remnant of the woman, see, the elected, that's his business where he puts the pattern. But the remnant is what's cut off from the pattern. La sposa è il rimanente della progenie della donna, gli eletti, è affar suo dove mettere il modello, ma il rimanente è ciò che è tolto dal modello. A woman's seed was in the outer darkness, right? But not the elected church. It's already judged and purified because it's in Christ. It don't have to go through anything else. The others has to go through judgment because they wasn't in. La progenie della donna era nelle tenebre di fuori, giusto, ma non la Chiesa eletta. Essa è già giudicata e purificata perché essa è in Cristo. Non deve attraversare nessun'altra cosa. Gli altri devono attraversare il giudizio perché non erano dentro. Now one of these days that little minority, as it was in the days of Noah wherein eight souls were saved by water, so shall it be in the coming of the Son of Man. In the days of Lot, wherein three souls were saved from fire, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ora, uno di questi giorni, quella piccola minoranza, come fu ai giorni di Noè, dove otto anime vennero salvate dall'acqua, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Nei giorni di Lot, dove tre anime vennero salvate dal fuoco, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. They're looking for a great big universal something, and it's not even in the Scripture. See? One of these days they say, well, I thought the Bible said that the church would escape all of this. The bride escapes this. Stanno cercando qualche grande cosa universale quando non c'è neanche nella scrittura. Vedete, uno di questi giorni diranno, ebbene, pensavo che la Bibbia dicesse che la Chiesa sfuggirà a questo. La sposa sfuggirà a questo. Just think, after Noah, as it was the days of Noah, Noah went in the ark and the door was closed. He went in on May the 17th. And the door was closed and never rained for 7 days after he's in the ark. And they didn't know it. God closed the door. E pensate solo, dopo Noè, come fu ai giorni di Noè, Noè entrò nell'arca e la porta fu chiusa, egli entrò il 17 maggio e la porta fu chiusa e non piovve per 7 giorni dopo che egli si trovava nell'arca e non lo sapevano, Dio chiuse la porta. And one day the door of mercy will be closed. And people will go right on thinking they're getting saved and preaching and so forth, and mercy has done been spurned its last time. And know it not until it's missing.
E un giorno la porta della misericordia sarà chiusa e la gente continuerà ad andare avanti pensando di essere salvata e predicando e così via, e la misericordia è già stata rifiutata per l'ultima volta e non lo sapranno finché non sarà passato. Remember, there's hundreds of people missing every day that we cannot find or give an account for them world over. There'll be one in the field, I'll take one. One in the, two in the bed, and I'll take one. Universal. So it won't take very many to make that escape raptured bride. Remember the signs. Ricordate, ci sono centinaia di persone che mancano ogni giorno, che non si possono trovare o darne un resoconto in tutto il mondo. Uno sarà nel campo, io ne prenderò uno, e nel due in un letto, e io ne prenderò uno. Universale, quindi non ne occorreranno molti per compiere quella fuga, quella sposa rapita. Ricordate i segni. Israel was always relied upon their signs instead of intellectual speeches. They were supposed to, the God sent their prophets, the prophets give signs. Israele fece sempre affidamento sui loro segni invece che ai discorsi intellettuali. Dovevano farlo, Dio mandava loro profeti. I profeti facevano i segni. And signs, always when there's a sign, a scriptural sign, there's got to be a scriptural voice follow that scriptural sign. Amen. And it must all be scriptural, promised. E i segni, sempre quando c'è un segno scritturale, ci deve essere una voce scritturale che segue quel segno scritturale. E deve essere tutto scritturalmente, promesso. So, see, you get into a trend like Luther on justification. That's what he knew. That's all they satisfied, went right down into their doctrine. Here come Wesley with sanctification, went right on past it. Then he organized. Quindi, vedete, si entra in una consuetudine, come Lutero sulla giustificazione, e ciò che egli sapeva, ecco tutto, erano soddisfatti, e andarono proprio nella loro dottrina. Ecco venire Wesley con la santificazione, andarono proprio oltre a ciò, poi egli si organizzò. Long come Pentecost with the restoration of the gifts, and they organize, God moves right on, right straight on, all the time. See? Or each day, each church age. Si fecero avanti i pentecostali con la restaurazione dei doni ed essi si sono organizzati e Dio continua ad andare avanti, proprio in avanti, sempre, vedete, per ogni giorno, ogni epoca della Chiesa. You have an astounding picture there tonight, going in that book, of 3 years, how the Lord let me draw it out on a blackboard and show just how the church ages would fail and how they would go up and down. Avete una foto sbalorditiva, là, stasera, che è in quel libro di 3 anni, come il Signore mi ha lasciato disegnarla su una lavagna e mostrare come le epoche della Chiesa sarebbero venute meno e quando e come essi sarebbero andati su e giù. And as soon as that was finished, that great angel of the Lord, that light, before practically as many people sat here, come right on the side of the wall, stand there and people fainting, and draw it right out with itself on the wall. 3 years later, the moon darkened and went right out just exactly in the day just before the Pope, first Pope went to Rome. E appena ciò fu finito, quel grande angelo del Signore, quella luce, davanti a praticamente quante persone sono sedute qui, venne da un lato del muro, stando là, e la gente sveniva e lo disegnò da se stesso sul muro. 3 anni dopo la luna si oscurò e scomparve proprio esattamente nel giorno appena prima che il Papa, il primo Papa, andasse a Roma. And when the church and ecumenical council is ready, oh, brother, sister, don't let me get started on that. We're right here at the end. Amen. Every sign, everything laying just right. E quando la Chiesa e il Concilio Ecumenico sono pronti, oh, fratello, sorella, non lasciatemi iniziare su ciò. Siamo proprio qui alla fine. Ogni segno, ogni cosa posta proprio correttamente. God gives signs, scriptural signs. Scripture signs of a voice. Remember when Moses, what's a sign given for? Is to attract attention. A sign is to attract attention. Then if the sign doesn't have any voice, then the sign's not right. Dio dà dei segni, segni scritturali, segni della scrittura di una voce. Ricordate quando Mosè, per che cosa è dato un segno? È per attirare l'attenzione. Un segno serve ad attirare l'attenzione. Allora, se il segno non ha alcuna voce, allora il segno non è corretto. If the sign gives the same old ecclesiastical voice, that sign isn't from God. If that voice hasn't got a change, and that change must be scriptural sign. Must be scriptural voice.
E se il segno manda la stessa vecchia voce ecclesiastica, quel segno non è da Dio. Se quella voce non ha un cambiamento, e quel cambiamento deve essere un segno scritturale, deve essere una voce scritturale. Say, for instance, the denominational voice followed a certain sign. God never sent that. We've had denomination all these years. It's got to be something different. It's got to be, thus saith the Lord, in the Scripture. Diciamo, per esempio, la sua voce denominazionale ha seguito un certo segno. Dio non ha mai mandato ciò. Abbiamo avuto denominazioni per tutti questi anni. Deve essere qualcosa di diverso. Deve essere il così, dice il Signore nella Scrittura. God's got to promise it by the word, and then a sign is to attract the people's attention to it, and then the voice follows the sign. That's the doctrine that goes with it. Dio deve prometterlo tramite la parola, e allora un segno serve ad attirare l'attenzione delle persone, e allora una voce segue il segno. Quella è la dottrina che lo segue. Jesus is a well thought of man. He was a young rabbi, the prophet of Galilee. He, when he's healing the sick and so forth, he was a great man. But one day he sat down and he began to talk and tell them, I and the Father are one. That's the voice that followed it. Oh no, they didn't want that. They was ready for the sign, but the voice they didn't want. Gesù era un uomo di buona reputazione, egli era un giovane rabbi, il profeta di Galilea, egli, quando egli guariva i malati, altro, egli era un grande uomo, ma un giorno si sedette e iniziò a parlare e dire loro, io e il Padre siamo uno, quella era la voce che lo seguì. Oh no, loro non volevano quello, erano pronti per il segno, ma non volevano la voce. When you see the Son of Man ascending up from where he come from, they couldn't see that at all. See? But when the voice began to follow the sign, they didn't want nothing to do with it. Always a sign and a voice. Quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere da dove è venuto, non potevano vederlo affatto. Vedete, ma quando la voce iniziò a seguire il segno, non volevano avere niente a che fare con ciò. Sempre un segno ed una voce. Reason Moses took off his shoes, the sign attracted his attention. He looked over there and he saw that tree on fire. La ragione per cui Mosè si tolse i calzari, il segno attirò la sua attenzione. Egli guardò laggiù e vide ciò, quell'albero in fiamme. Now he was a chemist. He was a great scientist. He was taught in all the wisdom of the Egyptians, and they've done things that we can't do today in science. Build a pyramid, sphinx, have embalming fluid that we don't have, coloring that we don't have. Ora, egli era un chimico. Egli era un grande scienziato, gli era stata insegnata tutta la saggezza degli egiziani e loro facevano cose che noi oggi non possiamo fare nella scienza. Costruirono una piramide, sfingi, avevano liquidi per imbalsamare che non abbiamo, colori che non abbiamo. It's greater a civilization and more educated than we are today, and Moses was a master over them. Era una civiltà più grande di e più istruita di noi oggi. E Mosè era il loro maestro. And when he saw that tree burning, with not burning down, no doubt but what he said, in his heart he might have said, I'll go over and pick a few of those leaves and take them down to the laboratory and see what chemical they're sprayed with. If he had done that, the voice would have never talked to him. E quando egli vide quell'albero che bruciava, che non si consumava, senza dubbio egli disse, mai nel suo cuore potrebbe aver detto, andrò lassù e prenderò alcune di quelle foglie e le porterò in laboratorio e vedrò con quale sostanza chimica sono state spruzzate. Se egli lo avesse fatto, la voce non gli avrebbe mai parlato. You can't figure God out, you got to sit down by the side of him and talk it over. Take off your shoes, as it were. Lay down your education, look straight into his words. I don't care what anyone else says, you promised it here for this day, and it's the truth. Non potete comprendere Dio, dovete sedervi accanto a lui e parlarne. Togliervi i calzari, come avvenne, deporre la vostra istruzione, guardare dritto nella sua parola e dire non mi importa ciò che chiunque altro dica, tu lo hai promesso qui per questo giorno ed è la verità. Amen. Moses took off his shoes. Watch the voice that come from him. If it hadn't been a scriptural voice, Moses wouldn't have believed it. The sign attracted the attention, and the sign was to attract the attention of the prophet.
Mosè si tolse i calzari. Osservate la voce che ne uscì. Se non fosse stata una voce scritturale, Mosè non ci avrebbe creduto. Il segno attirò l'attenzione e il segno doveva attirare l'attenzione del profeta. A prophet himself is a sign. When God sends a prophet, look out. Judgment follows it. It always has. It always will. There's no way around it. And it goes right on the top of the people and they never know it. Until it's too far. Un profeta, egli stesso è un segno. Quando Dio manda un profeta, state attenti, il giudizio lo segue. L'ha sempre fatto e sempre lo farà, non c'è altro modo. E ciò passa proprio sopra le persone, non lo riconoscono mai, finché non è troppo lontano. No wonder Jesus said, you build the tombs of the prophets and whiten, and you're the one that put them in there. And as your fathers did, so will you. And they did it. Non sorprende che Gesù disse, voi costruite le tombe dei profeti e le imbiancate, ma e voi siete quelli che li hanno messi là dentro, e come fecero i vostri padri, così fate voi. E lo fecero. Now we see coming on the sea now, we see Moses rising up here, and he seen that bush, and he drew near it, and a voice come from it, said, take off your shoes, for the ground on where you're standing is holy. Ora vediamo arrivare questa scena, ora vediamo Mosè sorgere qui, ed egli vide quel pruno e vi si avvicinò, ed una voce ne uscì, disse, togliti i calzari, perché il terreno su cui ti trovi è santo. He took off his shoes and knelt down, and he said, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. There come a scriptural voice. And I remember my promise, and I see the afflictions of my people. I remember my promise, and I'm sending you down there to do it. Egli si tolse i calzari e si inginocchiò, ed egli disse, io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Venne una voce scritturale, e ricordo la mia promessa e vedo l'afflizione del mio popolo. Io ricordo la mia promessa e sto mandando te per compierla. I'm making you as my voice, and I'll give you two signs, and one of them will be in your hand, and you'll take and turn a serpent into a pole into a serpent, and the next thing is put his hand in his bosom and divine healing. E faccio di te la mia voce, e ti darò due segni, ed uno sarà nella tua mano, e tu prenderai e volgerai un serpente in, o un bastone in un serpente, e la cosa successiva è mettere la mano sul seno e la guarigione divina. Said if they won't believe the voice of the first sign, then they will believe the voice of the second sign. And if they don't take water out of the river, pour it up on the ground, it'll become blood. That's their blood's already drenched in it, then Egypt is finished. Disse, se non crederanno alla voce del primo segno, allora crederanno alla voce del secondo segno, e se non lo faranno, allora prendi acqua dal fiume, versala sulla terra e diventerà sangue. Significa che allora il loro sangue vi si è già inzuppato, l'Egitto è finito. We've had the first and got the second. I wonder if the next isn't the drenching of the blood. Wonder where we're standing tonight. Noi abbiamo avuto il primo ed il secondo. Mi chiedo se il prossimo non sarà un inzuppamento di sangue. Mi chiedo dove ci troviamo stasera. Voices and signs. God giving them signs. No, just think of how the things that we've seen done. Scriptural voices. Interpretation. Voci e segni. Dio che dà quei segni. No, proprio pensate come le cose che abbiamo visto compiute, voci scritturali, l'interpretazione. Now in this great glare that the people's laying in their eyes, glared out, I belong to this, I belong to that. That has no more to do with God than nothing else. Not at all. Ora in questo grande bagliore sotto cui sono poste le persone, i loro occhi abbaiati, io appartengo a questo, io appartengo a quello, questo non ha niente a che fare con Dio più di qualsiasi altra cosa affatto. God in every generation sent his signs. Jesus said before his coming he would show signs. Before his coming, people are always remember to believe scriptural signs. They must be identified scripture signs. Dio in ogni generazione ha mandato i suoi segni. Gesù disse che prima della sua venuta egli avrebbe mostrato segni prima della sua venuta. La gente è sempre, ricordate, tenuta a credere ai segni scritturali. Devono essere segni scritturali identificati. God always, as I said last night, the church gets things mixed up and gone out. Then he anoints one person. Every man differs from the other. He anoints one. God is one.
And so he anoints a person. He never did use a group. He always uses one. Always has. He never changes his course. He uses one. Dio sempre, come ho detto ieri sera, la Chiesa confonde le cose ed esce, allora egli unge una sola persona. Ogni uomo è diverso dall'altro, egli ne unge uno solo. Dio è uno, e così egli unge una persona. Egli non ha mai usato un gruppo, egli ne usa uno solo, l'ha sempre fatto, egli non cambia mai il suo agire, ne usa uno solo. And he sends that forth, preaches a message, it's rejected flatly. But all that will come from that generation. First watch, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh, and then the bridegroom come, and we're in the seventh. E manda avanti quello a predicare un messaggio. È rigettato categoricamente, ma tutti coloro che verranno, verranno da quella generazione. Prima veglia, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, poi la settima, e poi viene lo sposo, e noi ci troviamo nella settima. And we find these denominational churches running. And I was ashamed of these, you Christian businessmen the other night, putting in that book, that businessman's book, Holy Father, so-and-so. Don't you Pentecostal people know that we're not supposed to call any man father on this earth? Amen. That shows that some kind of a glare has blinded your eyes. Amen. Yes? E troviamo queste chiese denominazionali che corrono, e io mi sono vergognato di questi, voi uomini d'affari cristiani, l'altra sera, che avete messo in quel libro, il libro degli uomini d'affari, il Santo Padre, così e così. Non sapete voi, gente pentecostale, che noi non dovremmo chiamare nessun uomo padre su questa terra? Questo mostra che qualche genere di baiore ha accecato i vostri occhi. Sì. And don't you realize them people, the Bible said when this remnant, this sleeping virgin come up to buy oil, that they didn't get it? E non capite quella gente? La Bibbia disse quando questo rimanente, la vergine addormentata, venne per comprare olio, che non lo ottennero? They might have danced in the spirit, spoken tongues, but I've seen devils do that. That ain't got nothing to do with it. I'm talking about the Holy Ghost, the Bible Holy Ghost. Potrebbero aver danzato nello spirito, parlato in lingue, ma ho visto diavoli far questo. Ciò non ha niente a che fare con questo. Sto parlando dello Spirito Santo, lo Spirito Santo della Bibbia. I've seen them carry on in the heathen fields. I've been seven times around the world, and all in all kinds of heathens, and around hundreds of thousands, as many as 150,000 people, or 50,000 people gather at one time. Li ho visti come si comportavano nei campi dei pagani, sono stato attorno al mondo sette volte, in tutti i generi di pagani, e circa centinaia di migliaia, quasi 150,000 persone, sì, o 50,000 persone riunite in una volta. And find out that how the witch doctors and everything challenge you to it. You better know what you're talking about. Amen. You better not just have intellectual talk, you better be able by God to support what you're talking about, or don't get on that field there. They'll make you embarrassed. E trovate come quegli stregoni ed ogni cosa vi sfidano in questo. Fareste meglio a sapere di cosa state parlando. Fareste meglio a non avere soltanto un discorso intellettuale. Fareste meglio ad essere in grado, tramite Dio, di sostenere ciò di cui state parlando. O non uscite là nel campo. Vi faranno imbarazzare. But remember, our God's still the God of Elijah. He's still the God that he ever was. He's still the same God. Amen. He moves in the same cycle. He does the same thing. He's the same yesterday, today, and forever. Ma ricordate, il nostro Dio è ancora il Dio di Elia. Egli è ancora il Dio che è sempre stato. Egli è ancora lo stesso Dio. Si muove nello stesso ciclo, fa la stessa cosa. Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. I've seen him stand dumbfounded and paralyzed and taken off the field. God still remains God. Li ho visti trovarsi ammutoliti, paralizzati e portati fuori dal campo. Dio rimane ancora Dio. Notice, now Jesus told us these things would take place in the last days, and we find them just exactly, the signs of his coming. Notate ora, Gesù ci disse che queste cose sarebbero avvenute negli ultimi giorni, e le troviamo proprio esattamente come i segni della sua venuta. Everything, we all will agree that we're at the end of the world, but when he gets to come down to the church and the things he's going to do for the church, the body, the bride, in the last days, then we turn our nose up and walk away. See, it's got to be that way. The world turns up their nose at that. They try to ignore it.
Ogni cosa! Siamo tutti d'accordo di essere alla fine del mondo, ma quando egli inizia a scendere verso la Chiesa e le cose che egli farà per la Chiesa, il corpo, la sposa negli ultimi giorni, allora arricciamo il naso e ci allontaniamo. Vedete, deve proprio essere in quel modo. Il mondo storce il naso a questo, cercano di ignorare ciò. Look at this your television program, sir. Too many Pentecostal people stay home on Wednesday night to watch We Love Susie, some immoral act of some woman married four or five times or some man, and love that better than you do your Christ. No wonder we can't have revival. No wonder there's not such a thing. When the love of the world is greater than the love of God that's in your heart. Osservate questi programmi televisivi qui, dove troppa gente pentecostale rimane a casa il mercoledì sera per guardare A noi piace Susi, una gira immorale di qualche donna sposata 4 o 5 volte o qualche uomo, e amate ciò più della vostra il vostro Cristo. Non sorprende che non possiamo avere un risveglio, non sorprende che abbiamo una tale cosa, quando l'amore del mondo è maggiore dell'amore di Dio che è nel vostro cuore. Oh, we can walk up and make a decision, put our name on the book and go out and live with the world. That's what the world's wanting. That's what the church is wanting. Oh, noi possiamo avvicinarci e prendere una decisione, mettere il nostro nome sul libro e uscire e vivere come il mondo. Ecco cosa vuole il mondo. Ecco cosa vuole la Chiesa. It's wanting to maintain its confession and believe that it is a Christian and live any way it wants to. Don't worry, you're going to get to do it in the ecumenical council. They'll let you do anything you want to. Vuole mantenere la confessione, credere di essere cristiano e vivere in qualsiasi modo si voglia. Non preoccupatevi, avrete la possibilità di farlo nel concilio ecumenico. Vi faranno fare ogni cosa vogliate fare. But remember, the bride will be a called out, separated and different. The old Holy Ghost born, washed in the blood of the Lamb, she'll abstain from everything that's filthy around her husband. She's a chaste virgin, pure by the word. Ma ricordate, la sposa sarà chiamata fuori, separata e diversa, riempita, nata dallo Spirito Santo, lavata nel sangue dell'agnello. Lei si asterrà da ogni cosa che è peccaminosa, vicino a suo marito. Lei è una casta vergine, pura per la parola. The word and her are the same as a man and his wife becomes one in union. So does a real genuine church of God when he becomes in Christ. The Bible is punctuated with an amen, ever promised. La parola e lei sono la stessa cosa, come un uomo e sua moglie diventano uno nell'unione. Così fa la vera, genuina Chiesa di Dio quando egli entra in Cristo. Puntualizza la Bibbia con un amen, ogni promessa. Don't make any difference what the denomination says. The soul that's in the believer punctuated because it is the word in him speaking out. Non fa differenza ciò che dice la denominazione. L'anima che è nel credente la puntualizza perché è la parola in lui che parla francamente. The word sharper than a two-edged sword, a discerner of thoughts and intents of the heart. The Bible said so. That's how it's vindicated and known. La parola è più acuta di una spada a due tagli, giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. La Bibbia dice così, ecco come è rivendicata e conosciuta. Notice, my brother, notice it's too bad that we don't see these things. Jesus spoke of them. He was their scriptural sign, and they recognized him not. He was exactly the scriptural sign. He told them he was. He said, search the scriptures. In them you think you have eternal life? And they are the one that testify of me. If I do not the works of my Father, believe it not. Nota, fratello mio, nota. È un peccato il non vedere queste cose. Gesù ne parlò. Egli era il loro segno scritturale, loro non lo riconobbero. Egli era esattamente il segno scritturale. Egli disse loro d'esserlo. Disse, investigate le scritture, in esse voi pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetelo. Everybody's got his own private interpretation. Every denomination has these seminaries. Hatch out a bunch of incubator preachers. Ognuno ha la sua personale interpretazione. Ogni denominazione ha questi seminari. Un mucchio di predicatori schiusi sotto un'incubatrice. I always felt sorry for an incubator chicken. It had no mammy. No matter how much it chirped, it wasn't mothered. That's why these machines turn out clergymen. Sometimes knows more about God than a Hottentot does about an Egyptian knight. Or a rabbit know how to put on snowshoes.
Mi ha sempre fatto pena un pulcino da incubatrice. Non ha mamma, non importa quanto pigoli, non ha avuto una mamma. Ecco come queste macchine sfornano membri del clero. Qualche volta non sanno di Dio più di ciò che un 88 sa di una notte egiziana o un coniglio dell'indossare scarpe da neve. What we need is an experienced preacher that's been on the backside of the desert, who has stayed in that place under God until a pillar of fire come down before him like it did Moses, and nobody can take that from him. He was there when it happened. Now that is true. Back to God and back to His Bible. Ciò di cui abbiamo bisogno è un predicatore con esperienza che sia stato dietro il deserto al punto che sia rimasto in quel luogo sotto Dio finché la colonna di fuoco sia scesa davanti a lui come fece con Mosè e nessuno potrà toglierglielo via. Egli si trovava là quando accadde. Ora, questo è vero. Di nuovo a Dio e di nuovo alla sua Bibbia. Jesus said, if you'd have known me, you would have known my day. Everybody has their own interpretation. The Methodist has theirs, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, all the rest of them has their interpretation. But the Bible says that the Word of God is no private interpretation. Gesù disse, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Ognuno ha la sua propria interpretazione. I metodisti hanno la loro, battisti, presbiteriani, pentecostali, tutti loro hanno la loro interpretazione, ma la Bibbia dice che la parola di Dio non è di personale interpretazione. What is the interpretation of it then? He does his own interpreting. He said, let there be light, and there was light. That don't need no interpretation. He said, a virgin shall conceive, and she did. That don't need any interpretation. Qual è la sua interpretazione allora? Egli compie la sua propria interpretazione. Egli disse, sia la luce, e la luce fu. Questo non ha bisogno di interpretazione. Egli disse, una vergine concepirà, e lo fece. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. He said in the last days he'd pour out his spirit upon all flesh. And he did. That don't need no interpretation. It's already done. Right in the face of the critics that said it couldn't be done. God did it anyhow. Because he's interpreted his word. Egli disse negli ultimi giorni egli verserebbe il suo spirito sopra ogni carne e lo ha fatto. Questo non ha bisogno di interpretazione. È già fatto proprio in faccia ai critici che hanno detto che non poteva essere fatto. Dio l'ha fatto ugualmente perché egli sta interpretando la sua parola. He said it as it was in the days of Sodom, so shall it be in the end time when the Son of Man is being revealed. And he did it. There's no need any interpretation. It interprets itself. All these promises that he made. Egli lo disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà al tempo della fine, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ed egli lo fece. Non c'è bisogno di alcuna interpretazione. Essa interpreta se stessa, tutte queste promesse che egli ha fatto. He said, he that believeth on me, the works that I do, the things that I do, shall he also. Don't need any interpretation, he just does it. That's all. Egli disse, colui che crede in me, le opere che faccio io, le cose che faccio io, le farà pure lui. Non ha bisogno di alcuna interpretazione. Egli proprio lo compie. Ecco tutto. If I am the vine, and ye are the branches, the same life is in the vine as in the branches. The same branch that come forth on the day of Pentecost. Se io sono la vite e voi siete i tralci. La stessa vita che è nella vite è nei tralci, lo stesso tralcio che è uscito al giorno di Pentecoste. I stood the other day and seen a mysterious sight. A good friend of mine, a friend of Jack Moore, John Sherritt, the Lord blessed him, the first part of the ministry, he had no children. He worked for 25 cents an hour, busting concrete on the street. L'altro giorno ero in piedi ed ho osservato una cosa misteriosa da vedere. Un mio buon amico è un amico di Jack Moore, John Sherritt. Il Signore lo ha benedetto nella prima parte del ministero. Non aveva figli, lavorava per 25 centesimi l'ora rompendo cemento sulla strada. He came to the meeting. The Lord blessed him. Got five children. Now he owns half of Phoenix. Gives about 2 or 3 million each year to the Lord. Venne ad una riunione, il Signore l'ha benedetto, ha avuto 5 figli ed ora possiede metà Phoenix. Dona quasi 2 o 3 milioni ogni anno al Signore. Now standing on his farm, not long ago, one of them, where he had 1,500 Mexicans working steady, and a whole county of nothing but cotton, potatoes, county after county, he owns them himself,
15 years ago was getting a quarter hour for breaking concrete. He trusted God. Mi trovavo nella sua fattoria, non molto tempo fa, una di esse, dove aveva 1500 messicani che lavoravano costantemente. È un'intera contea di solo cotone, patate, paese dopo paese. Egli li possiede, lui stesso, e 15 anni fa prendeva 25 centesimi all'ora per rompere il cemento. Egli confidò in Dio. I was looking at one of his trees and it had so many different kind of fruit on it. He has great citrus orchards. I said, Brother Sherrick, what about that tree there? He said, Brother Branham, it's got all kind of fruit on it. Stavo osservando uno dei suoi alberi. Aveva su di esso così tanti differenti tipi di frutta. Ha grandi frutteti di agrumi. E dissi, Fratello Sherrick, che ne è di quell'albero là? Disse, Fratello Branham, quello ha ogni genere di frutto su di esso. I said, well, it's got lemons. It's got, I see tangerines, tangelo. I see lemons, grapefruit, and oranges. I said, what kind of tree is that? He said, an orange tree. Dissi, ebbene, ha limoni, ha, vedo dei mandarini, dei mapo, vedo dei limoni, pompelmi e arance. Dissi, che genere di albero è quello? Disse, un arancio. I said, orange with all them on it? He said, yes, that's grafted. Just pushed in there. Dissi, un arancio con tutti quelli sopra? Disse, sì, sono innestati, sono inseriti là. And I said, oh, I see, that's what you call grafting. He said, yes, Brother Branham. He explained how they done it certain times a year, how they grafted this limb. E dissi, oh, vedo, è ciò che chiamate innestare. Disse, sì, Fratello Branham, spiegò come lo avevano fatto in certi periodi dell'anno, come hanno innestato questo ramo. I said, next year, there won't be any tangerines, there won't be any tangelos, there won't be any fruit at all, but nothing but oranges. He said, oh, no, no, no. Dissi, ora l'anno prossimo non ci sarà alcun mandarino, non ci sarà alcun mapo, non ci sarà alcun altro frutto se non arance. Disse, oh no, no, no. Said the grapefruit will bring, the vine of the grapefruit will bring forth a grapefruit vine, a grapefruit. The tangerine will bring a tangerine. The lemon will bring a lemon. Well, I said, what kind of a tree is that? He said, an orange tree. Disse, il pompelmo verrà fuori, la vite del pompelmo porterà una vite del pompelmo. Un pompelmo. Il mandarino porterà un mandarino, il limone porterà un limone. Ebbene, dissi, che genere di albero è quello? E gli disse, un arancio. He said, but if that orange tree ever puts forth another branch, I said, what will it bring? He said, an orange. I said, I see it. Oh, yes. Why? They're all citrus fruit. Disse, ma se quell'arancio metterà un altro ramo, dissi, cosa porterà? Disse, un'arancia. Dissi, comprendo. Oh, sì, perché sono tutti agrumi. We all claim to be in Christ. But when we come in there with a denominational creed, we live by it, that's right. But if that tree ever brings forth another branch, it'll be another book of Acts wrote behind it. It'll be like the first branch was that come forth. It'll be Holy Ghost filled, Holy Ghost inspired, Holy Ghost, there'll be no creed to it. It'll be a word. Tutti dichiariamo di essere in Cristo, ma quando entriamo là con un credo della denominazione viviamo di ciò. È giusto, ma se quell'albero metterà fuori un altro ramo, ne verrà scritto al seguito un altro libro di atti. Sarà come era il primo ramo che venne fuori. Sarà riempito dello Spirito Santo, ispirato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, non ci saranno credi a riguardo. Sarà una parola. Many of you takes my tapes, got the message on the bride tree. The fruit's right in the top for the evening lights to ripen. Now, in the evening lights is ripening the fruit at this time. Molti di voi ricevono i miei nastri. Avete il messaggio sull'albero della sposa. Il frutto è proprio in cima, perché le luci della sera lo facciano maturare. Ora, e le luci della sera stanno facendo maturare il frutto in questo tempo. How we find they ought to have known him. But they knew him not. So is it in our time. They know him not. Jesus here was referring quickly now, so we get to the message. Ora scopriamo che loro avrebbero dovuto riconoscerlo, ma non lo riconobbero. Così è al nostro tempo. Loro non lo riconoscono. Gesù qui si riferiva velocemente ora, così possiamo arrivare al messaggio. Jesus was referring back and he had been doing signs showing them that he was the Messiah. Exactly what Messiah was supposed to do, doing the Messiah sign.
Gesù si stava riferendo di nuovo ed egli aveva fatto segni mostrando loro di essere il Messia, esattamente ciò che il Messia era supposto fare compiendo il segno messianico. Well, many of them we took last night believed it. We find out that the woman at the well, she wasn't educated, she was ill-famed, but as soon as she seen that sign, she said, "Sir, I perceive you're a prophet. And I know that when the Messiah cometh and he'll do this, he said, I'm he that speaks to you." Oh, molti di loro l'abbiamo preso ieri sera, lo credettero. Scopriamo che la donna al pozzo, lei non aveva istruzione, lei era di cattiva fama, ma appena vide quel segno, disse, "Signore, io vedo che tu sei un profeta e so che quando il Messia verrà ed egli farà questo." E gli disse, "Io che ti parlo, son d'esso." And when she went into the city of Sychar and told him all the things that he had done, said, "Come see a man who told me what I've done. Isn't this the very Messiah?" And the Bible said, he didn't do it anymore, but they believed on him because of the testimony of a woman of ill fame. I talk about rising in the days of Jonas and condemning this generation. E quando lei entrò nella città di Sicar e disse loro tutte le cose che egli aveva fatto, disse, "Venite, vedete un uomo il quale mi ha detto ciò che ho fatto. Non è questo il vero Messia?" E la Bibbia disse, egli non lo fece più, ma gli credettero a lui per la testimonianza di una donna di cattiva fama. Ora parlate del sorgere nei giorni di Giona e condannare questa generazione? Notice, we find out then Nathaniel, Peter, and others who believe. We see the blind Bartimaeus. We see little Zacchaeus in a tree hid. Jesus, he said, "You'll never see me up here." And Jesus stood right on the tree, looked up and said, "Zacchaeus, come on down." Notate, troviamo allora Natanaele, Pietro e altri che credettero. Vediamo il cieco Bartimeo. Vediamo il piccolo Zaccheo su un albero nascosto. Gesù disse, "Egli non mi vedrà mai quassù." E Gesù si fermò proprio sotto l'albero e alzò gli occhi e disse, "Zaccheo, scendi." He was the Word, and the Word discerns the thought that's in the heart, and the Pharisees and scholars of that day condemned it because it didn't have the polish and shine of ecclesiasm in it. It didn't have the educational standpoint that it should have. Egli era la parola e la parola discerne il pensiero che è nel cuore. E i farisei e gli studenti di quel giorno la condannarono perché essa non aveva dentro la raffinatezza e lo splendore dell'ecclesiastico. Essa non aveva il punto di vista educativo che avrebbe dovuto avere. It didn't have the tinsel and the stuff that the ecclesiastic should have, a great big hood on, a turned around collar and something, in other words, some kind of words that could speak to be over the top of the common people's head. And the Bible said the common people heard him gladly. Amen. He spoke the common language. He lived the common man's life. Non aveva la decorazione e la roba che l'ecclesiastico avrebbe dovuto avere, con indosso un grande cappuccio, un collare girato e qualcos'altro, con qualche genere di parole che potrebbe dire per essere al di sopra della gente comune. E la Bibbia disse, la gente comune lo ascoltava con gioia, egli parlava la lingua comune, viveva la vita di un uomo comune. And we find out that in doing this we find what took place. Now, they could not believe it, and they said, "This man is Beelzebub, he's a foul spirit." Poi troviamo che facendo questo scopriamo cosa è accaduto. Ora loro non potevano crederlo e dissero, "Quest'uomo è Belzebù, è uno spirito immondo." In other words, he's either got mental telepathy or either he's got he's a fortune teller of some sort, and anybody knows that that's of the devil. And it's impersonation. And so we find out then that they condemned him. In altre parole, egli ha o la telepatia mentale o egli è un chiromante di qualche genere, e chiunque sa che ciò è dal diavolo ed è imitazione. Quindi scopriamo che poi essi lo condannarono. Then he was standing here and said, "Master, show us a sign." What did he turn to him? He said, "A wicked and adulterous generation seeks after a sign." Yes. Now watch. A wicked and an adulterous generation. Allora egli era là, disse, "Maestro, mostraci un segno." Come si rivolse a loro? Egli disse, "Una malvagia e adultera generazione chiede dei segni." Ora osservate, una malvagia e adultera generazione. He was prophesying. He said, "And they will receive it. The wicked and adulterous generation. And if that ain't the generation we're living in, I don't know why.
Remember, all prophecy has a compound meaning. Egli stava profetizzando, disse, e lo riceveranno la generazione malvagia ed adultera, e se quella non è la generazione in cui viviamo, non so perché. Ricordate, ogni profezia ha un significato composto. Get Matthew there, third chapter, where it said, out of Egypt I've called my son. Run the reference back to it, you find out he is talking about Jacob his son, but also his greater son, Jesus he called out of Egypt. Andate là in Matteo il terzo capitolo, dove essa disse, io ho chiamato il mio figliuolo fuori di Egitto. Scorrete la referenza affinché troverete che egli stava parlando di Giacobbe, suo figlio, ma anche suo figlio più grande, Gesù, egli aveva chiamato fuori di Egitto. Now we find that in there a wicked and adulterous generation seeks after a sign and they'll get it. For the wicked and adulterous generation will see the sign of the resurrection. Ora là dentro troviamo una generazione malvagia e adultera chiede un segno e lo avranno perché la generazione malvagia e adultera vedrà il segno della resurrezione. As Jonas was in the whale's belly for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth, then he'll raise up. Come Giona fu nella la pancia della balena 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo dovrà essere nel cuor della terra, poi egli risorgerà. It's been 2,000 years and we've got another wicked and adulterous generation. And they're receiving a sign of the resurrected Christ alive among us after 1900 years. He's the same yesterday, today and forever. Sono passati 2000 anni e abbiamo un'altra generazione malvagia e adultera e stanno ricevendo il segno del Cristo risorto, vivente in mezzo a noi dopo 1900 anni. Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Jonah, we know he's a prophet. Many of them refer to him as some kind of a runabout. He wasn't. The footsteps of the righteous is order of the Lord. Giona, lo conosciamo, sappiamo che egli era un profeta. Molti di loro si riferiscono a lui come a un fuggiasco. Egli non lo era, e giù i passi del giusto sono guidati dal Signore. I was reading a book not long ago. He did go to Tarshish, or started to it, instead of Nineveh. But that was all in God's plan. The footsteps of the righteous, because sometimes evil befalls you or something. Stavo leggendo un libro non molto tempo fa, egli andò a Tarsis, o si avviò per farlo, invece che Ninive, ma ciò era tutto nel piano di Dio, i passi del giusto, perché qualche volta vi accade del male o qualcosa. It was so with Job. Job was the best man in the land in his days, best man God could find, and yet look what happened to him. He wasn't chastising, he was trying him. He was proving to Satan he had somebody that would believe him in the face of difficulty. Era così con Giobbe. Egli non era Giobbe, era l'uomo migliore del paese nei suoi giorni, l'uomo migliore che Dio potesse trovare, eppure guardate cosa gli accadde. Egli non lo stava castigando, egli lo stava provando, egli stava dimostrando a Satana che egli aveva qualcuno che gli avrebbe creduto nonostante le difficoltà. So Jonah was the same thing, and we find him on the road down to Nineveh, and he took a ship to Tarshish, and the sea got up and he was asleep. He told him, tie my hands and feet and throw me out, for I'm the cause of it. And when they threw him out, a big whale was swimming around through the waters, prowling, and swallowed this prophet. Così Giona era la stessa cosa, e lo troviamo sulla sua strada per Ninive, ed egli prese una nave per Tarsis, e allora egli e il mare si ingrossò, ed egli dormiva, disse loro, legatemi i mani e piedi e gettatemi fuori, perché io sono la causa di ciò. E quando lo gettarono fuori, una grande balena stava nuotando nelle acque intorno in cerca di cibo, e inghiottì questo profeta. I remember not long ago in Louisville, Kentucky, where I used to live across the river in Indiana, they had a whale over there on a flat car. Ricordo non molto tempo fa a Louisville, Kentucky, dove una volta vivevo dall'altra parte del fiume in Indiana, avevano là una balena su un vagone. Some little Ricky that had more intelligence than he knew how to control, he said, now you've heard the old fable of the whale swallowing Jonah. Un piccolo Ricky che aveva più intelligenza di quella che sapeva controllare disse, ora avete sentito la vecchia favola della balena che inghiotte Giona. He got a baseball, took it back to the esophagus of the whale, and he said, look here, said it's a baseball, won't even go through it. He said the old fable of Jonah being swallowed by the whale.
He said just a fable. Egli prese una palla da baseball, la portò nell'esofago della balena e disse: osservate qui, disse, e nemmeno una palla da baseball ci passerà. Disse, la vecchia favola di Giona inghiottito da una balena, disse, solo una favola. That was too much for me to stand. I said, just a minute, sir. He began to tell how impossible for a man to get into that throat. I said, you fail to read our scripture, sir, and that is not a fable, it's the truth. Quello era troppo perché lo potessi sopportare. Dissi, aspetti un minuto, signore. Egli lo spiegò, disse, com'era impossibile per un uomo entrare in quella gola. Dissi, lei manca di leggere la scrittura, signore, e quella non è una favola, è la verità. He looked at me and said, who are you? I said, I'm Reverend Branham from just across the river. He said, oh, I see, a preacher believes that. I said, with all my heart. Yes. With all my heart. Yes. Mi osservò e disse, chi sei tu? Dissi, sono il Reverendo Branham, proprio dall'altra parte del fiume. Disse, oh, capisco, un predicatore che crede ciò. Dissi, con tutto il mio cuore. Con tutto il mio cuore. And he said, well, you know, he said, look here, sir, not disputing, and I admire your stand and so forth, but said, scientifically, said, you couldn't put a man's hand hardly in his throat. E lui disse, ebbene, sapete, disse, guardi qui, signore, non disputando, e io ammiro la sua posizione e così via, ma disse, scientificamente, disse, non potrebbe mettere a fatica la mano di un uomo nella sua gola. I said, sir, you don't read the scripture right. The Bible said this is a special prepared fish. God said he prepared a fish. He's a special. Dissi, signore, lei non legge correttamente la scrittura. La Bibbia disse che era un pesce preparato in modo speciale. È giusto. Dio disse che egli aveva preparato un pesce. Era una cosa speciale. I believe what God says is the truth. This is a special. Switched his nose up and down with his glasses on him two or three times and went on with his lecture. Everybody laughed. His special fish. God prepared a fish to swallow Jonah. I believe it with all my heart. Credo che ciò che Dio dice è la verità. Questo è una cosa speciale. Si strofinò su e giù il naso con indosso gli occhiali due o tre volte e proseguì con la lezione. Una cosa speciale. E ognuno rise. Era un pesce speciale. Dio aveva preparato un pesce per inghiottire Giona. Mai, lo credo con tutto il mio cuore. Now we find out that only he swallowed him. Anything a fish after it eats, it goes right down to the bottom. Feed your little goldfish and watch what happened. They go right down at the bottom of the little container you got them in and rest your little swimmers on the bottom. Their little belly's full, and so they're down there resting. Ora scopriamo che sul suo egli lo inghiottì, qualsiasi cosa, un pesce dopo aver mangiato scende proprio giù sul fondale. Date da mangiare al vostro piccolo pesce rosso e osservate cosa avviene. Scendono proprio sul fondo del piccolo contenitore in cui li tenete e riposano le loro piccole pinne sul fondo. La loro piccola pancia è piena e così sono laggiù che riposano. So when this big fish swallowed Jonah, he must have went down to the bottom. The rest, out of the waves and out of the storm, is looking around through the revival to see what he could find. And the revival on the sea, you know, switch up and down the winds. So he found this preacher and swallowed him and went down to the bottom. Quindi, quando questo grande pesce inghiottì Giona, egli deve essere sceso sul fondo per riposare, lontano dalle onde, lontano dalla tempesta. Egli si guardava attorno nel risveglio per vedere cosa potesse trovare, e il risveglio sul mare, sapete, i venti che sferzano su e giù, così egli trovò questo predicatore e lo inghiottì, e scese giù sul fondo. Now here is Jonah down there, in the belly of this whale, with his hands and feet tied, laying in the vomit of the whale. Ora qui, Giona, qua giù nella pancia di questa balena, con le mani e i piedi legati, posto nel vomito della balena. Now, I've often heard people say, I was prayed for last night, and my hands no better, it's still crippled, I still have the stomach ache, my eyes, I don't see good yet. Oh my, then holler at Jonah. Ora ho spesso sentito la gente dire, si è pregato per me ieri sera e la mia mano non sta meglio, è ancora storpia, ho ancora il mal di pancia, i miei occhi non vedo ancora bene. Oh, mai poi vi lamentate di Giona? Ma, if anybody had a case of symptoms, he ought to have had it. If he looked this way, it was a whale's belly. That way was whale's belly. Everywhere he looked was whale's belly. Yeah. Mai, se qualcuno ha mai avuto un caso di sintomi, avrebbe dovuto averlo lui.
Se guardava da questa parte, c'era la pancia della balena. Da quella parte, c'era la pancia della balena. Ovunque guardasse, c'era la pancia della balena. And his hands is tied behind him. He was in a whale's belly in the bottom of the sea, probably 40 fathoms deep, in the bottom of the sea. Now talk about symptoms, and then you called him backslid. E le sue mani erano legate dietro di lui, e egli era nella la pancia della balena sul fondale del mare, probabilmente a 40 braccia di profondità sul fondale del mare. Ora parlate di sintomi. E poi lo chiamate uno sviato? But you know what he said? They're lying vanities. I won't even look at them. But once more will I look to thy holy temple, Lord. Ma sapete cosa disse lui? Esse sono vanità di menzogna. Non le guarderò nemmeno, ma ancora una volta io volgerò lo sguardo al tuo santo tempio, Signore. Now, Jonah knew that when Solomon dedicated the temple, he prayed and said, Lord, if thy people be in trouble anywhere and look to this holy place, then hear from heaven. Ora, Giona sapeva che quando Salomone consacrò il Tempio, pregò e disse, Signore, se il tuo popolo sarà in difficoltà da qualche parte e volgerà lo sguardo a questo santo luogo, allora ascolterai dal cielo. And he had that much confidence in the prayer of a man that backslid, that made a prayer. How much more? There's none of us in that condition tonight. There's none of us that kind of symptoms. And then we look at our symptoms. Ed egli aveva tutta quella fiducia nella preghiera di un uomo che si era sviato, che aveva fatto una preghiera? Quanto più! Non c'è nessuno di noi in quella condizione stasera. Non c'è nessuno di noi con quel genere di sintomi. E poi guardiamo ai nostri sintomi. Why, if he could have that much confidence in a prayer of a man at backslid, and we're asked to look to heaven, where Jesus sits at the right hand of the majesty on high. In a temple not made with hands. Perché? Perché se egli poteva avere così tanta fiducia nella preghiera di un uomo che si era sviato, e a noi viene chiesto di guardare al cielo, dove Gesù siede alla destra della maestà in alto, in un tempio non fatto da mani. He's expecting an heir to intercede upon your confession. How much more should we ignore our symptoms? And once more I'll look to our holy promise, Lord. Oh, my, when we see God on the scene. Egli si aspetta là di intercedere per la vostra confessione. Quanto più dovremmo noi ignorare i nostri sintomi e ancora una volta io guarderò alla tua santa promessa, Signore. Oh, ma quando vediamo Dio sulla scena. Now we find out that Jonah, they said this whale carried him in there for 3 days and nights. Took him all the way back down around, backtracked the course, went over. Ora scopriamo che Giona dissero che questa balena lo trasportò lì dentro per 3 giorni e 3 notti, lo riportò di nuovo indietro, fece il percorso inverso, ritornò. And now the people of Nineveh had become like they are in the rest of the world now. Their great commercial world, the industry was fishing, and all the men fished, and they worshipped idols. And the whale was the sea god. Ed ora la gente di Ninive erano diventati come il resto del mondo ora. Il loro grande mondo commerciale, la loro industria, era la pesca e tutti gli uomini pescavano e adoravano idoli e la balena era il dio del mare. And one day about 11 o'clock while they were all out there fishing, here come their sea god in, licked out his tongue and the prophet walked off the gangplank. No wonder they repented. E un giorno, circa le 11, mentre erano tutti fuori a pescare, ecco arrivare il dio del mare, e sdrotolò fuori la lingua, e il profeta uscì camminando dalla passerella. Non sorprende che si ravvidero. See, that was a sign. That was a sign. What was the voice? What was the voice? You see, boys, what I can do? No. Repent, or within 40 days, God will destroy the place. Sign. And the voice that followed the sign, repent. Vedete, c'era un segno, quello era un segno. Qual era la voce? Qual era la voce? Vedete, ragazzi, cosa io posso fare? No, ravvedetevi o in 40 giorni Dio distruggerà il posto. Il segno è la voce che seguì il segno, ravvedetevi. He said, and then people that didn't know right hand from the left, repented at the preaching of Jonas and are greater than Jonas this year. See?
Egli disse, e quella gente che non distingueva la destra dalla sinistra si era ravveduta alla predicazione di Giona, e qui è uno che è più grande di Giona. Vedete? Then he said, the queen of the south shall rise up in with this generation and condemn it, because she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and a greater than Solomon is here. Allora egli disse, la regina del Mezzodì sorgerà nella la sua con questa generazione la condannerà, perché lei venne dagli estremi confini della terra per udire la saggezza di Salomone, e qui è uno che è più grande di Salomone. Now in closing I say this, when God sends a gift to the earth, a signed gift, and the people believe it, that's one of the most glorious ages people ever lived. Amen. Ora, quando, chiudendo, dico questo, quando Dio manda un dono sulla terra, un segno, dono, e la gente lo crede, è uno dei periodi più gloriosi in cui la gente sia mai vissuta. But when he sends a sign and it's rejected, that generation goes into chaos. Amen. It always has. Ma quando egli manda un segno ed è rigettato, quella generazione va nel caos. L'ha sempre fatto. What if the people of America tonight would receive the sign of God in this last days? E se la gente dell'America stasera ricevesse il segno di Dio in questi ultimi giorni? While we're talking about going to Fort Knox and moving the government down there and digging down in the ground, while them Russian bombs goes up, maybe 100-200 yards down the ground and blow it for 150 miles while the concussion go plumb into the lava. Ebbene, stiamo parlando di andare a Fort Knox e spostare il governo laggiù e scavare giù nel terreno. Ebbene, quelle bombe russe vanno a forse 100-200 yard di profondità nel suolo e lo fa scoppiare per 150 miglia. Ebbene, la conclusione scenderebbe fino alla lava. You're not safe nowhere on this earth. The only one safety, that's in the arms of Jesus Christ. He's our retreat. Non siete al sicuro da nessuna parte sulla terra. C'è solo una sicurezza, essa è nelle braccia di Gesù Cristo. Egli è il nostro rifugio. But what if we tonight, as Americans, that we all trusted in the gift that God gave us, the Holy Ghost, in the last days? Why every nation would fear us like they did in the days of Solomon? Ma e se noi stasera, come americani, e tutti noi confidiamo nel dono che Dio ci ha dato, lo Spirito Santo, negli ultimi giorni? Ebbene, ogni nazione ci temerebbe, come fecero ai giorni di Salomone. God gave Solomon a gift and all the whole church, everybody believed it. That was a millennium for the Jews, that's the Old Testament millennium. In the days of Solomon, a foreshadow of the millennium to come, the golden age of the Jews. Dio diede un dono a Salomone e tutta l'intera chiesa, ognuno lo credette. Quello era il millennio per i giudei, quello era il millennio dell'Antico Testamento nei giorni di Salomone, una prefigurazione del millennio che deve venire, l'epoca d'oro dei giudei. Notice nobody started war with them, they feared them, because they know their God was real, because they had him in their presence. And the people was all one heart and one accord. Notate, nessuno fece guerra con loro. Li temevano perché sapevano che il loro Dio era reale, perché lo avevano in loro presenza e il popolo era di un sol cuore e un unico accordo. Well, the fame went everywhere. And you hear, oh, what a great thing, great God Israel has, the living God. And his fame went way down in the Sheba. Measure it on the map and see how far it is. Ebbene, la fama si sparse dappertutto, dovunque, e si sentiva, oh, che grande cosa, che grande Dio ha Israele, un Dio vivente. E la sua fama scese giù fino a Saba. Misuratelo sulla mappa e vedete quanto è distante. There's a little queen down there that got to hungering in her heart for God. Every time she hears somebody, one of the caravans that come by, she'd say, have you been through Palestine? Yes, tell me about that great revival they got going on up there. C'era una piccola regina laggiù che aveva iniziato ad essere affamata nel suo cuore di Dio. Ogni volta che avesse sentito qualcuno, una delle carovane fosse passata, lei avrebbe detto, siete passati per la Palestina? Sì, ditemi di quel grande risveglio che sta avendo luogo lassù. And everybody'd say, oh, it's marvelous. Did you see it? Yes. How is it? E ognuno avrebbe detto, oh, è meraviglioso. L'avete visto? Sì, com'è? Oh, that great God that they serve has come down and living in one of his servants, and they made him king.
Why, he can discern, he knows the very thoughts that's in your heart. Oh, quel grande Dio che essi servono è sceso e vive in uno dei suoi servitori e lo hanno fatto re. Ebbene, egli può discernere, egli conosce proprio i pensieri che sono nel tuo cuore. And you know, they say that God is the Word and the Word is God. And the Word discerns the thoughts that's in their heart. And that man's wisdom exceeds anything you ever heard of. He can discern, know even the thoughts that you're thinking about. Oh, it's a wonderful revival they got up there. Sai, dicono che Dio è la parola, e la parola è Dio, e la parola discerne i pensieri che sono nel cuore, e la saggezza di quell'uomo va oltre qualsiasi cosa di cui si abbia mai sentito. Egli può discernere e sapere anche i pensieri che stai pensando. Oh, è un risveglio meraviglioso che essi hanno lassù. And you know, faith cometh by hearing the word of God, the promise of God. E sapete, la fede viene dall'udire, l'udire per la parola di Dio, la promessa di Dio. And this little queen got to hunger, and she wanted to go to this revival. Now she had a whole lot to confront her. E questa piccola regina iniziò ad essere affamata e voleva andare a questo risveglio. Ora lei aveva molto con cui confrontarsi. Now the first thing, she was a pagan. She'd have to go to her priest to ask if she could leave. She's a queen, she is in dignity, in the celebrity. Ora, per prima cosa, lei era una pagana. Lei avrebbe dovuto andare dal suo sacerdote per chiedere se potesse partire. Lei era una regina, era dei dignitari, delle celebrità. Now, no doubt but what she went up to the high priest and she said, Great Holy Father, I understand that there is a revival up in Israel and they're having a great time up there. Ora, senza dubbio, lei salì dal sommo sacerdote e lei disse, Grande Santo Padre, ho appreso che c'è un risveglio su in Israele e stanno avendo un grandioso tempo lassù. And their God is living and he's doing great signs and wonders that we've never seen anything like it or heard anything like it. Every caravan, I inquire, and they say it's wonderful. May I be excused from my denomination to go visit? E il loro Dio è vivente e sta facendo grandi segni e prodigi di cui noi non abbiamo mai visto cosa simile, udito cosa simile. Ad ogni carovana io chiedo ed essi dicono che è meraviglioso. Posso avere il permesso dalla mia denominazione e andare in visita? I can imagine we're not cooperating in that meeting, so you better stay away from it. Then, you know, man die but not spirits. See, then we find out that, no, you better stay away from it. We're not cooperating in that. Posso immaginarlo? Noi non dobbiamo cooperare in quella riunione, quindi faresti meglio a restarne lontano. Vedete, sapete, l'uomo muore ma non gli spiriti. Vedete, quindi troviamo che, no, faresti meglio a starne lontana. Noi non dobbiamo cooperare con ciò. When I look, a Holy Father, I understand. Now look here, if there's anything going on, it'd be going on among us. Our church would have it. Oh my. Here it is here. We'd have it right here. Ebbene ora, guarda, Santo Padre, io comprendo. Ora osserva qui, se stesse avvenendo qualcosa, starebbe accadendo tra di noi, la nostra Chiesa lo avrebbe. Oh, mai! Eh sì, eccolo qui, noi lo avremmo proprio qui. I can hear that little queen say, rise up, I like her spunk. She raised up and said, I've seen these idols standing here for years. I've heard you standing behind the pulpit and preaching about some God that was. Posso sentire quella piccola regina dire alzarsi. Mi piace il suo coraggio. Lei si alzò e disse, io ho visto questi idoli stare qui per anni. Vi ho sentito stare dietro il pulpito e predicare di qualche Dio che era. Qualche Dio che era. My great great grandmother heard the same story and not be a move in no time. They tell me they got a living God that's living among them. Something that's genuine. I want to see it. La mia bis nonna sentì la stessa storia e non c'è stato nessun movimento in nessun tempo. Mi dicono che c'è un Dio vivente che vive tra di loro, qualcosa che è genuino. Voglio vederlo. Now look, if you go, you know what you're going to do? You associate yourself with a bunch of people, you know, they got all this opening Red Seas and all that kind of stuff. You better not go up there, because if you do, well, I'm going anyhow. We'll take your name right off the book. Well, take it off the book. Ora osserva, se tu vai, sai che cosa farai, ti stai associando con un mucchio di gente, sai? Sai, hanno tutta questa apertura del Mar Rosso e tutto quel genere di roba, faresti meglio a non andare, perché se lo farai, ebbene, io andrò comunque. Toglieremo subito il tuo nome dal libro, ebbene, toglietelo dal libro!
When a person goes to hungering and thirsting for God, there's no book in the world can hold them, because they're answerable. Quando una persona inizia ad avere fame e sete di Dio, non c'è libro al mondo che possa tenerli, perché sono alla ricerca di un libro. Take my name off if you want to. I'm going anyhow. I hear that's a living God, got reality. I'm going to find out about it. So you just might as well get my name off of it. Togliete il mio nome se volete. Io andrò comunque. Io ho sentito che c'è un Dio vivente che ha della realtà. Io andrò a scoprire cos'è. Così potreste pure togliere il mio nome da esso. Now, she had a lot to confront her. Now remember, she made up her mind. She got all the scrolls to read what Jehovah was. Now there's a smart woman. Ora lei aveva molto con cui confrontarsi. Ora ricordate, lei prese una decisione, prese tutti i rotoli per leggere che cos'era Geova. Ora ecco una donna intelligente. Don't go on somebody else's presumption, just go what the Bible says he is. Take what he says he is. Find out what he is, if he lives or not. Not what some scholar has said about it, but what he said himself about himself. What he promised. Non andate con la supposizione di qualcun altro, andate proprio con ciò che la Bibbia dice che egli è. Prendete ciò che egli dice di essere, scoprite cosa egli è, se egli vive oppure no, non quello che qualche studente ha detto in merito, ma ciò che egli disse lui stesso di se stesso, ciò che egli ha promesso. And she began to read. Now, she had a real good idea. She said, I'm going to pack up a lot of gifts. And I'm going to take it. And if it's the truth, I'll support it. If it is the truth, I can bring my money back. E lei iniziò a leggere. Ora lei ebbe un'idea veramente buona. Lei disse, io porterò molti doni e li porterò. E se ciò è la verità, io la finanzierò. Se quella non è la verità, io posso riportare indietro i miei soldi. She could teach Pentecostal people something. Supporting radio programs that laugh at the very thing that you believe in, and yet you support it. Lei potrebbe insegnare qualcosa alla gente pentecostale, finanziare programmi radio che ridono della stessa cosa in cui voi credete, ed eppure voi li finanziate. Lasciate il vostro... Meglio non dica niente su questo, ne sapete abbastanza, comunque, sono affari dei vostri predicatori, notate, ma è una vergogna! She said, if it isn't real, I'll bring them gifts back. So she packed them up on a camel. Remember, look what confronted her. She had a long distance. You know how it takes? She had to go by camel. Lei disse, se non è reale, io porterò indietro i miei doni. Così li mise su un cammello. Ricordate, osservate con cosa si confrontò. C'era una lunga distanza. Sapete quanto serve? Lei doveva andare con un cammello. You know how long it takes? It takes 90 days, 3 months, on the back of a camel, not in an air-conditioned Cadillac. No, no, 3 days on the back of a camel. Sapete quanto tempo serve? Servono 90 giorni, 3 mesi sul dorso di un cammello, non in una Cadillac con l'aria condizionata. No, no, 3 giorni e sul dorso di un cammello. No wonder Jesus said she'll raise in the judgment with this generation condemned. There's people in Birmingham would walk across the street to see the same thing. Buses, streetcars, airplanes and everything else in our day. Non stupisce che Gesù disse lei sorgerà in giudizio con questa generazione, la condannerà. Ci sono persone a Birmingham che non attraverserebbero la strada per vedere la stessa cosa. Autobus, macchine, aerei ed ogni altra cosa nel nostro giorno. No wonder when they rise up they'll condemn this generation. Amen. Yes, sir, far greater than Solomon is here. The Holy Ghost himself. Non stupisce quando essi sorgeranno, essi condanneranno questa generazione? Sì, Signore, perché uno che è più grande di Salomone è qui, lo Spirito Santo stesso. Notice, we find out. Then there's another thought. Look, now Ishmael's children was on the desert, and they were fleet riders, and robbers. Notate, scopriamo allora che c'è un altro pensiero. Osservate, ed ora i figli di Ismaele erano nel deserto ed erano veloci cavalieri, ed erano predoni. Well, she had all that money on there. What her little band of eunuchs, guards that she had, and a few maids that just cut chop them right down, take that treasure and go on like nothing.
Ebbene, lei aveva tutto quel denaro lassù? Che cosa? Il suo piccolo gruppo di eunuchi, le guardie che aveva e alcune ancelle li avrebbero proprio tagliati, fatti a pezzi e preso il tesoro e proseguendo come niente. But you know, there's something about when your heart begins to hunger to find the reality of God, there's no danger in the way. You don't see any danger. You don't see any failure. Ma, sapete, c'è qualcosa riguardo quando il vostro cuore inizia ad avere fame di trovare una realtà di Dio, non c'è pericolo sul cammino. Voi non vedete alcun pericolo, non vedete alcun fallimento. You say, well, I get well, there's no question in your mind. Amen. Genuine faith anchors itself, there's nothing going to move it. Stays right there. Dite, ebbene, starò meglio, non c'è nessun dubbio nella vostra mente, la fede genuina si ancora, non c'è niente che la farà muovere, rimane proprio là. She never thought about the danger laid ahead. There's one thing she had, one objective she had, one thing she wanted to achieve, and her motives was right, so she went to reach it. For her heart was hungering and thirsting. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. That's right. Lei non pensò mai al pericolo che era posto davanti, c'era solo una cosa che aveva, un solo obiettivo che aveva, una sola cosa che voleva raggiungere e il suo motivo era giusto, così andò alla ricerca di ciò perché il suo cuore era affamato e assetato. Benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati, è giusto. Watch her now, as she starts out across the desert, probably traveling at night, resting in the daytime under some oasis, reading those scriptures. Finally, she arrived at the porch of Solomon. When she did, out in the court, she unloaded her camels and set up her tent. Osservatela ora mentre inizia ad attraversare il deserto, probabilmente viaggiando di notte, riposando di giorno in qualche oasi, leggendo quelle scritture. Finalmente lei arrivò al portico di Salomone. Quando lo fece, fuori nella corte, lei scaricò i cammelli e montò la sua tenda. Now she didn't come like some people. Some people say she is here's the 1964 version of it. I hear they're doing, they say the Lord's doing this. I'll go down, and the first word said against what I believe, right out the door I'll go. See? Ora, lei non venne come alcune persone oggi. Lei non è, ecco nella versione del 1964. Sento che stanno facendola, dicono che il Signore sta facendo questo. Io scenderò e la prima parola detta contro ciò che credo, me ne andrò subito fuori dalla porta. Vedete? Vedete? But not her. She brought the word and sat down. She's going to stay there until she was actually convinced. She wasn't going to check her own ideas. She's going to check the word. Ma non lei. Lei portò la parola e si sedette. Sarebbe rimasta finché sarebbe stata effettivamente convinta. Lei non avrebbe controllato le sue stesse idee. Lei avrebbe controllato la parola. So she went in. I imagine the first day she sat down, way back in the back, and the trumpets sound, the bells told out, and all the singers went to singing. The Ark of the Covenant was there at the place, and Pastor Solomon came out. Sat down. Così entrò, immagino il primo giorno lei si sedette molto in fondo e le trombe suonarono e le campane rintoccarono e tutti i cantori iniziarono a cantare, l'arca del patto era là in quel luogo e il pastore Salomone uscì, si sedette. She said, now I'll see where the gods and the man are not. So she watched and every case began to move. Oh, what a wonderful thing. Nothing was hid. Lei disse, ora vedrò se Dio è nell'uomo oppure no. Quindi osservò, ed ogni caso si fece avanti. Oh, che cosa meravigliosa! Niente era nascosto. So she got her prayer card, you know, waited. So as it was, as she come up in the line, finally, day after day, she waited. She grew more interest all the time as the revival went on. My, her heart was hungry. Quindi lei prese il suo biglietto di preghiera, sapete, aspettò, per esempio, e lei, mentre veniva lungo la fila di preghiera, finalmente, giorno dopo giorno, lei aspettò, lei continuò a diventare più interessata mentre il risveglio proseguiva, ma il suo cuore era affamato. After a while, she got before Solomon, and the Bible said there was nothing but what Solomon revealed to her, discernment. Dopo un po' lei venne davanti a Salomone e la Bibbia disse non ci fu niente che Salomone non le rivelasse. Discernimento!
And there was Jesus standing, the God of Solomon. Amen. Greater than Solomon is here. Amen. And they said, show us a sign, Master. E qui si trovava Gesù, il Dio di Salomone, uno che è più grande di Salomone qui. Vedete? E dissero, mostraci un segno, maestro. Greater than Solomon is here, and the queen of the south come from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Uno che è più grande di Salomone è qui, e la regina del Mezzodì venne dagli estremi confini della terra per udire la saggezza di Salomone, ed ecco uno che è più grande di Salomone è qui. And we've had 2,800 years since then of Bible history, and tonight a greater than Solomon is here with the promised word of this day, and still we mope right along. E noi abbiamo avuto 2000 anni, sì, 2800 anni dall'ora di storia della Bibbia, e stasera uno che è più grande di Salomone è qui con la parola promessa di questo giorno, e noi ancora siamo depressi. No wonder she'll stand in the day of judgment and condemn Birmingham, the United States, all the rest with her testimony. For her heart was hungering to see God, and she stayed till it was over. What did she say then after she seen the real thing happen? You know what she said? She, after Solomon revealed to her what was in her heart. Non sorprende che lei starà nel giorno del giudizio e condannerà Birmingham, Stati Uniti, tutto il resto con la sua testimonianza, perché il suo cuore era affamato di vedere Dio e lei rimase finché non fu finito. Che cosa disse lei dopo che vide accadere la cosa reale? Sapete cosa disse? Lei, dopo che Salomone le rivelò ciò che era nel suo cuore, why, she said, all that I ever heard, and even more than, but why, it had been done on her then. She'd seen what somebody else had said about it, but it was her turn then. Her secret had been revealed to her. Ebbene, lei disse, tutto ciò che ho sentito, ed anche più di ciò, perché allora era stato fatto su di lei. Lei aveva visto ciò che qualcun altro aveva raccontato, ma poi fu il suo turno. Il suo segreto le era stato rivelato. And she said, it's greater, and she said, even blessed are the man that's with you. That sees this all the time. The man that stands here and sees these things all the time, blessed are they. E lei disse, è più grande, e disse, benedetti sono anche gli uomini che sono con te, che vedono sempre queste cose. Gli uomini che si trovano qui e vedono sempre queste cose, loro sono benedetti. And she seen the way he went up to the house of the Lord, she become a believer. And promised to rise in the last days and condemn these generations as it was in the days of Solomon and as the days of Jonas and so forth. She'll rise in this day and condemn in the resurrection the people that's lived in this day. E lei vide come egli saliva verso la casa del Signore. Lei diventò una credente ed è promessa sorgere negli ultimi giorni e condannare queste generazioni come fu ai giorni di Salomone e come ai giorni di Giona e così via. Lei sorgerà in questo giorno e condannerà nella resurrezione la gente che ha vissuto in questo giorno. Far greater than Solomon is here. The Holy Spirit himself is here. The creator of the heavens and earth is here. Identifying himself with his people with the same kind of a gift. Perché uno che è più grande di Salomone è qui, lo Spirito Santo stesso è qui, il creatore dei cieli e della terra è qui, identificando se stesso con il suo popolo con lo stesso tipo di dono. Exactly like it was in Christ him doing it, like it was in Solomon him doing it, like it was in the prophets and him doing it, like prophesied for the last days. We haven't had it for hundreds and hundreds of years. Esattamente come era in Cristo, egli lo compiva, come era in Salomone, egli lo compiva, come era nei profeti ed egli lo compiva, come è profetizzato per gli ultimi giorni, non ne abbiamo avuti per centinaia e centinaia di anni. And as it was just before his first coming, they had no discernment for hundreds of years, and there come on the scene and somebody introduced the Messiah and promised the next thing coming right along in the last days as it was then. E come fu prima della sua prima venuta, loro non avevano avuto il discernimento per centinaia di anni, ed eccolo venire sulla terra e qualcuno presentò il Messia, ed è promesso negli ultimi giorni la cosa successiva che si fa avanti come era allora. Here we are in the last days.
signs that he promised would happen, the world situation just the way it's supposed to be, the immorality of the world and everything that we got, just in position, and the Holy Spirit right in the position doing exact. Oh, it's a wonderful thing. Hallelujah. To know that we serve a real God. Eccoci negli ultimi giorni, i segni che egli ha promesso sarebbero accaduti, la situazione del mondo proprio come supposta essere, l'immoralità del mondo ed ogni cosa che abbiamo proprio in posizione, e lo Spirito Santo proprio in posizione compiendo esattamente. Oh, è una cosa magnifica sapere che serviamo un vero Dio. I feel like telling something now, I've told it before, but I think I feel led to say it again. As everybody knows, I hunt. Not so much for the game, I like to be in the woods. Mi sento di dire qualcosa ora, l'ho detto ancora, ma penso, mi sento guidato a dirlo ancora. Come ognuno sa, io vado a caccia, non tanto per la selvaggina, mi piace essere nei boschi. My mother was a half-breed, you know that. My mother was a half-Cherokee Indian. Her mother drove the pension, see, in Tennessee. So now we find out that in that, I love to hunt in my conversion, never take, because my first Bible was the woods. Mia madre era una mezzo sangue, sapete questo, mia madre era mezza indiana Cherokee, sua madre prendeva la pensione, vedete, in Tennessee. Così scopriamo che, per questo, mi piace cacciare, la mia conversione non l'ha mai tolto, perché io, la mia prima Bibbia, erano i boschi. I could see a flower, how it died, a little seed laid in the ground and rotted, everything was gone. Potevo vedere un fiore, come moriva, il piccolo seme che giaceva sul terreno e marciva, ogni cosa era andata. But the next year, there was nothing you could find, you could take that handful of dirt to the laboratories, not a chemist in the world could find that germ of life in there. But it lived again when the sun come up. It lived again, not let me know there was a life, death, burial, resurrection. Ma l'anno dopo non c'era niente che si potesse trovare. Potreste portare una manciata di terra al laboratorio. Non c'è un chimico al mondo che possa trovare quel germe di vita là dentro. Ma esso viveva ancora quando il sole sorgeva. Esso viveva ancora e ciò mi fece sapere che c'era una vita, morte, sepoltura, resurrezione. I see the sun rise in the morning, it's a little baby born. At 8 o'clock it starts to school. It's at around about 10 o'clock it's out of college then. And then at noontime it's in his strength. 2 o'clock it's 55 years old. And then along about 4 o'clock it's getting 80, 85. It's gone. It served God's purpose. Vedo il sorgere del sole al mattino, è un piccolo bambino appena nato, alle 8 inizia la scuola, sono circa le 10, è uscito dall'università allora e poi a mezzogiorno è nella sua forza, alle 2 ha 50 anni e poi andando avanti alle 4 sta arrivando a 80, 85, se ne va, ha servito lo scopo di Dio. But what? If it served God's purpose, is that the end of it? No, it rises up again the next morning to testify there is birth, life, death, resurrection. Amen. Però cosa? Se ha servito lo scopo di Dio, è quella la sua fine? No. Esso sorge ancora il mattino dopo per testimoniare che c'è una nascita, vita, morte, resurrezione. But first thing, a seed planted in the ground, if it isn't germinated, it will not come up. It's got to serve God's purpose in order to come up, and so do we. Ma per prima cosa, un seme piantato nel terreno, se non è germinato, non sorgerà. Deve servire lo scopo di Dio per sorgere. E così dobbiamo fare noi. We are a germinated seed in the ground. We must serve God's purpose or we'll never come up in that first resurrection. Come up for judgment in the last. Siamo un seme germinato nel terreno e dobbiamo servire lo scopo di Dio, o noi non sorgeremo mai in quella prima resurrezione, sorgeremo per il giudizio nell'ultima. It's like a hybrid corn. It comes up long enough to take its judgment of the sun and dies and goes back, and that's all of it. Exactly right, but the real seed lives again, produces itself. Proprio come un mais ibrido, esso sorge abbastanza da ricevere il suo giudizio dal sole e muore, torna indietro ed è finita lì. Proprio così, ma il vero seme lascia il vive ancora, produce se stesso. Look at the sap in a tree. Before any frost falls or anything else, that tree, some nature somewhere gets a hold of it and says, run down to the bottom of the tree, right quick, get down in the ground, cause there's a frost coming, and if it don't, it'll kill the tree. Osservate la linfa in un albero, prima che arrivi il gelo o qualsiasi altra cosa, quell'albero là,
qualche natura da qualche parte ne prende il controllo, dice scorri giù in fondo all'albero proprio velocemente, scendi nel terreno perché sta arrivando il gelo e se essa non lo fa ucciderà l'albero. And hides down there until all the freezes over, then comes right back up again. Some intelligent doesn't. You know what intelligent that is? E si nasconde giù finché tutto il gelo è passato, allora ritorna proprio su. Qualche intelligenza lo compie. Sapete quale intelligenza è? You explain that to me. What intelligence makes that tree go down, hide itself and come back up, and I'll tell you the intelligence that tells me who you are and where you come from, what you've done and where you're going. And that's the same thing, because it's the same God. Sure, exactly, it's God that does those things. Spiegatemi, quale intelligenza fa scendere quell'albero, nascondersi e tornare su? E vi dirò dell'intelligenza che mi dice chi voi siete, da dove venite, ciò che avete fatto e dove state andando. E quella è la stessa cosa, perché è lo stesso Dio, certo, esattamente, è Dio che compie quelle cose. Now remember, friends, one day I was a hunting. Well, I used to go hunting up in the North Woods. Now, I hunted with a friend and I loved to hunt with him. It's kind of a part of an Indian too. It's Bert Call. Ora ricordate, amici, un giorno stavo cacciando dove andavo a cacciare di solito, su nei boschi al nord, e cacciavo con un amico e mi piaceva cacciare con lui. Anche lui era in parte un indiano ed egli esso Bert Call. And he's a fine man. A man might be sitting right here now for all I know. He comes down south here all the time. He was a great hunter. You never had to worry about him. He doesn't go get lost. Ed egli è un bravo uomo. L'uomo potrebbe essere seduto proprio qui ora, per quanto ne sappia. Scende sempre qua giù. Ed egli era un grande cacciatore. Non ci si doveva mai preoccupare di lui. Non si sarebbe perso. We hunt together and we know each other. But he is the cruel hardest man I ever met in my life. He would shoot fawns just to make me feel bad. Because I didn't like to see kill little fellows. Cacciavamo insieme, ci conoscevamo, ma egli era l'uomo dal cuore più crudele che abbia mai incontrato in vita mia. Egli avrebbe sparato ai cerbiatti solo per farmi stare male, perché non mi piaceva vedere uccidere i cuccioli. It's all right to kill a fawn now if the government says so. I was game warden for years and I'm still a conservationist. I believe in animals and I believe in conservation. Va bene uccidere un cerbiatto ora se il governo acconsente. Io sono stato guardia caccia per anni e sono ancora un conservatore. Io credo negli animali e credo nella conservazione. And let them just if you let them keep on going on, they're put here to eat. If you don't eat some of them out, then they'll take a disease and die or starve to death. But just what the law says, they know how to handle that. Let them take care of it. E lasciateli solo se li lasciate andare continuamente, verranno qui a mangiare. E se non se ne mangia qualcuno, allora prenderanno una malattia e moriranno o moriranno di fame. È solo ciò che dice la legge. Essi sanno come occuparsene. Lasciate che se ne prendano cura loro. But Bert would kill him just to be mean. Just to see me feel bad about it. He said, Billy, you're a good preacher, or a good hunter, but trouble of it is, you're too much of a preacher. You're too chicken-hearted. I said, Bert, you're just cruel, that's all. And we go on. Ma Bert avrebbe ucciso solo per essere cattivo, solo per vedermi stare male al riguardo. Era solito dire, diceva, Billy, tu sei un buon predicatore, ovvero un buon cacciatore, ma il problema è che sei troppo predicatore, sei un codardo. E io dissi, Bert, tu sei solo crudele, ecco tutto, e proseguivamo. One day I went up, I had to work late, and it was a little getting late in the season. And a white-tailed deer, I don't know where he had him here or not. Oh my, you talk about Houdini, you'd be an escape artist. They're better than he. Un giorno salì, accadde che avevo del lavoro tardivo e si stava facendo tardi per la stagione e il cervo dalla coda bianca, non so se li abbiate qui o meno, oh mai, parlate di Houdini che era un artista della fuga, essi sono meglio di lui. So it was late in the season, had been shot at a few times, and we started one morning about 6 inches of snow, started up across the presidential range, and we take some, always take hot chocolate and a sandwich. Così la stagione era tarda, si era sparato alcune volte, e iniziammo una mattina circa 6 pollici di neve, e iniziammo ad attraversare la catena montuosa Presidential, e avevamo preso alcune, portavamo sempre cioccolata calda e un panino. About noontime, if we didn't get deer, then we'd separate in the mountains and come back and get in sometime 9 or 10 o'clock that night. If we got a deer, we hung him up. We know where we were at and we'd come back and get him.
E circa a mezzogiorno, se non prendevamo un cervo, allora ci separavamo sui monti e tornavamo indietro, rientravamo circa alle 9 o alle 10 quella sera. Se prendevamo un cervo, lo appendevamo, sapevamo dove ci trovavamo e tornavamo indietro a prenderlo. So that morning we went up, and so before I left, he said, "Hey Billy, I got something for you this year." And I said, "What is it?" He reached down his pocket and pulled out a little whistle, something about the size of this, and he blew it. It sounded like a fawn calling for its mammy. You know, the little baby deer calling for its mammy. I said, "Bert, you wouldn't be that cruel, would you?" He said, "Oh, you chicken-hearted preachers, you're all alike." Così quel mattino salimmo e quindi prima di partire gli disse: "Ehi, Billy, ho qualcosa per te quest'anno." E dissi: "Cos'è?" Si mise la mano in tasca e tirò fuori un fischietto, qualcosa di circa questa dimensione, e lo fece suonare, fece il suono come di un cerbiatto che chiama la sua mamma. Sapete, quel piccolo cervo che chiama la sua mamma. Dissi: "Bert, non saresti così crudele, vero?" Disse: "Oh, voi predicatori codardi, siete tutti uguali." So we started up the hill, along about 11 o'clock is an opening about the size of this room, maybe a little larger. Così iniziamo a salire la collina e circa alle 11 egli c'era un'apertura grande circa come questa stanza, forse un po' più grande. And we hadn't even seen a track there. It was moonlight, they were feeding at night, and they were just, and it's hard to find them. They just stayed hid, laid down. And so under the brush and back in the deep timber, and they'd paw down, eat moss and forget it. E non avevamo nemmeno visto una traccia, c'era la luce della luna e si cibavano di notte, ed essi erano proprio, ed è difficile trovarli, essi proprio rimanevano nascosti, accucciati e così sotto la boscaglia e dentro al bosco fitto, e si accucciavano e mangiavano muschio e dimenticatevene. So then we would, I come to this little opening there, and he sat down, I thought his bank of snow there drifting, I thought he's going in his pocket like this to get out this a little a thermos bottle to take a drink of his chocolate, and we'd eat our dinner and then separate and we'd go back across the ranges, he'd go one way and me the other. Quindi noi avremmo, arrivai là a questa piccola apertura e lui si sedette, pensavo che lui un fronte di neve là, una slavina, e pensavo che avesse messo la mano in tasca così per prendere questa piccola bottiglia termica e prendere un sorso della sua cioccolata, e avremmo mangiato il nostro pranzo e poi ci saremmo separati e saremmo tornati attraverso i monti, egli andando da una parte e io dall'altra. But when he did, I started reaching to get my sandwich because I was getting a little hungry. I set my gun down against the tree and reached back my sandwich. And I looked at him. He looked up at me. Ma quando lo fece, io iniziai a prendere il mio panino perché mi era venuta fame e poggiai il mio fucile contro l'albero e mi allungai indietro nella mia sacca e lo osservai. Egli mi guardò. He had eyes just like a lizard. Anyhow, you know, I'm like women paint their eyes today. You know, that funny-looking dog. Like a look on him, and then had all painted up like that. Well, that's why his eyes look kind of like a lizard, kind of slant like. Ed aveva gli occhi proprio come una lucertola, comunque, sapete, come le donne si dipingono gli occhi oggi, sapete, quell'aspetto ridicolo simile ad un cane che hanno, e poi avevano tutto dipinto in quel modo. Ebbene, ecco come sembravano i suoi occhi, come di una lucertola, come un po' a mandorla. He looked up at me and I thought, what's he got on his mind? He reached out and brought out this little whistle. And I thought, I said, Bert, aren't you ashamed of yourself? Mi guardò e pensai, che cosa hai in mente? Egli scese giù e tirò fuori questo fischietto, e io pensavo, dissi, Bert, non ti vergogni. And he blew it. And when he did, just about 30 yards, or hardly so far, a big doe stood up. Now the doe is a mama deer. That was her baby calling. Ed egli lo fece suonare, quando lo fece, appena a circa 30 yard, o quasi a tale distanza, una grande daina si alzò. Ora, la daina è la mamma del cervo. Quello era il suo bambino che chiamava. He blew the whistle. She jumped up. Now, she wouldn't have done that, but no means. She knew we were there. But her baby was in trouble. And he looked at me in them lizard eyes again. I seen him move the safety down on a 30-06 rifle. He was a dead shot. Oh, he was a good one. Egli soffiò nel fischietto, lei saltò su. Ora, lei non lo avrebbe fatto per nessuna ragione. Lei sapeva che eravamo là, ma il suo piccolo era in pericolo. Ed egli mi guardò ancora a quegli occhi da lucertola, lo vidi abbassare la sicura su quel fucile 30-06. Egli era un ottimo tiratore. Oh, egli era uno bravo. And he blew the whistle again.
and that old mother deer walked right straight out in that opening. Now, brother, that's unusual. They wouldn't do that. First thing, she wouldn't have got up. If she would, she went the other way. And here she was, walked right out in the opening. And she knew we were there. E fece suonare ancora quel fischietto. E quella madre cervo camminò proprio dritto in quell'apertura. Ora, fratello, ciò è inusuale. Non lo farebbero. Per prima cosa, non si sarebbe alzata. Se l'avesse fatto, sarebbe andata dall'altra parte. Ed eccola là, camminò dritto proprio in quella radura e lei sapeva che eravamo là. And as soon as the safety clicked on that gun, she turned to look right at the hunter. Instead of running, she just stood there, her big ears, her eyes wide open, her ears sticking up, and she was looking around. What was it? She was a mother. That was her baby. Her baby was in trouble. The little fellow was crying like a little fawn. E appena la sicura scattò su quel fucile, lei si girò e guardò dritto al cacciatore. Invece di scappare, lei rimase proprio là, le sue grandi orecchie, i suoi occhi dilatati, le sue orecchie alzate, e si stava guardando attorno. Che cos'era? Lei era una madre. Quello era il suo cucciolo. Il suo cucciolo era nei guai, il piccolo agnello. Il cucciolo stava piangendo come un piccolo cerbiatto. She wasn't a hypocrite. She wasn't putting on something. She was genuine. She was born a mother. That's what she was, a mother. Lei non era un'ipocrita. Lei non stava mettendo in mostra qualcosa. Lei era genuina. Lei era nata madre. Ecco cosa era una madre. And he leveled that gun down. I thought, how can you do it, Bert? How can you? I couldn't look at it. I turned my back. I thought, Lord God, how can a man be that cruel-hearted, blow that faithful heart of that mother looking for her baby? Ed egli allineò quel fucile. Pensai, come puoi farlo, Bert? Come puoi? Io non potevo guardarlo. Mi girai, pensai, Signore Dio, come può l'uomo essere tanto crudele da far scoppiare quel cuore fedele di quella madre alla ricerca del suo cucciolo? And coax her out there, deceive her, and bring her out there, and then I know he's such a dead shot, he'd blow that sacred heart of hers plumb through the other side of her. And her a mother, she would actually come because that was her baby. E convincerla ad uscire là, ingannarla e portarla là fuori. E quindi io sapevo che egli era un tal bravo tiratore che egli avrebbe fatto scoppiare quel suo sacro cuore proprio dall'altra parte. E lei, una madre, lei sarebbe effettivamente venuta perché quello era il suo piccolo. And talk about a sign, that was one of it, of loyalty, because something was on the inside. She was a mother. E parlate di un segno. Quello ne era uno, di lealtà, perché c'era qualcosa dentro. Lei era una madre. And I turned my back. I said, Lord God, how can a human being be that cruel to do a thing like that? And I waited and I waited, and the gun never fired. I thought, any minute I hear the gun go off, and it was a 180 grain bullet mushroom and blow her heart plump through her. E mi girai, dissi, Signore Dio, come può un umano essere così crudele da fare una tale cosa? E aspettai, e il fucile non sparò. Pensavo che in ogni minuto l'avrei sentito sparare. E ciò era, egli aveva una palla a calibro 180 a fungo e avrebbe fatto scoppiare il suo cuore fin dall'altra parte. And I thought, why didn't it go off? And I stand this way with my eyes closed praying, and when I turned my head to look, the gun barrel was going like this. And I looked at it a few minutes and wiggling the gun barrel. He turned up and looked in those lizard eyes and took another look. The tears was rolling down his cheeks. He threw the gun on the ground and said, Billy, I've had enough of it. Lead me to that Jesus that you're talking about. E pensai, perché non ha sparato? Ed ero in questa direzione con gli occhi chiusi, pregando. E quando girai il capo per osservare, la canna del fucile faceva così. Ed osservai ciò per alcuni minuti, faceva ondeggiare la canna del fucile. Egli si girò e guardò, e quegli occhi da lucertola avevano un altro sguardo. Le lacrime scendevano dalle sue guance. Gettò il fucile per terra, disse Billy, ne ho avuto abbastanza, portami a quel Gesù di cui parli. What was it? Right there on that bank of snow, I led that cruel-hearted man. He's a deacon in a church now. What was it? He saw something real. Something genuine. Something, it wasn't some theology or some historical something. He saw God in reality.
That's what brought him. Che cos'era? Proprio là, su quel mucchio di neve, portai quell'uomo. Crudele, egli è ora un diacono in una chiesa. Che cos'era? Egli vide qualcosa di reale, qualcosa di genuino, qualcosa che non era qualche teologia o qualcosa di storico. Egli vide Dio nella realtà. Ecco cosa lo portò. Oh, how many in here would like to be the kind of much of a Christian as that dear was a mother? Sure, with a real experience in the face of death. I mean, let us bow our heads. Oh, quanti qui vorrebbero essere quel genere, tanto cristiani quanto quella cerva era una madre. Certamente, con una vera esperienza di fronte alla morte, intendo. Chiniamo i capi. Heavenly Father, the hour is late. And the people are attentive, they're nice, and they're listening. This little story now, Lord, I remember that cold November day standing up there and the wind's kind of blowing across the mountain. Padre celeste, l'ora è tarda e la gente è attenta, sono cortesi e stanno ascoltando. E questa piccola storia ora, Signore, di posso ricordare quel freddo giorno di novembre stando là e i venti che quasi soffiavano tra le montagne. I can see them glistening tears running down them bearded cheeks when he helped me with the leg and cried. Said, Billy, you talk to me about someone that's love, and I see some reality here. Posso vedere quelle lacrime luccicanti scorrere su quelle guance barbute quando mi prese la gamba e pianse e disse, Billy, mi hai parlato di qualcuno che è amore e io ho visto qui qualcosa di reale. There's something in that deer that drove her out there, Lord. There's a real motherhood in there. It was a real sign that there was genuine love and motherhood. C'è qualcosa in quella cerva che la portò là fuori, Signore, ed è il vero essere madre internamente. Era un vero segno che c'era un genuino amore e l'essere madre. Oh God, let thy word speak tonight. Genuine, genuine Holy Spirit, not something that's emotional, enthusiastic, which it is also, but something that's real by the Word made manifest. Oh Dio, lascia che la tua parola parli stasera. Il genuino Spirito Santo, non qualcosa che è emotivo, entusiasmante, il quale lo è anche, ma qualcosa che sia reale tramite la parola resa manifesta. The word sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts that's in the heart, which you identified all your prophets when you were on earth. You call them gods. You said you call those who the word of God came to gods, then how can you condemn me when I say I'm the Son of God? La parola più affilata di una spada a due tagli e discerne i pensieri del cuore con cui tu hai identificato tutti i tuoi profeti. Quando tu eri sulla terra li hai chiamati dei, hai detto voi chiamate coloro cui la parola di Dio è addirizzata a dei, e poi come potete condannare me quando dico di essere il figlio di Dio? Oh Lord, the world knows its own, it's been blind all the years. I pray tonight, Father, that you'll open the eyes of people and let us tonight become real Christians and real believers, for a greater than Solomon is here, a greater than all the prophets is here. The Son of God himself is here in the form of the Holy Ghost. Oh, Signore, il mondo conosce i suoi, è stato cieco tutti gli anni, e io prego stasera, Padre, che tu apra gli occhi delle persone e stasera ci lasci diventare veri cristiani e veri credenti, perché uno che è più grande di Salomone è qui, uno che è più grande di tutti i profeti è qui, il Figlio di Dio stesso è qui nella forma dello Spirito Santo. Promising a yet a little while and the world won't see me no more. The word cosmos, the world order won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be in you even to the end of the world. Promettendo un po', ancora un po', il mondo non mi vedrà più. La parola cosmos, l'ordine del mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete perché io sarò in voi fino alla fine del mondo. And Father, you say you're the same yesterday, today, and forever, and we know it is the truth. Oh, I pray, God,
that you'll have mercy tonight. E Padre, tu hai detto di essere lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e sappiamo che ciò è la verità. Oh, io prego Dio che tu abbia misericordia stasera. And while we have our heads bowed, I wonder, tonight with our heads bowed, would anybody that be honest with God now in His presence, before you've seen anything happen, but yet you know in your heart that you're not as much a genuine Christian as that deer was a mother. E mentre abbiamo i capi chini, mi chiedo stasera con i capi chini se nessuno che siate onesti con Dio ora nella sua presenza prima di vedere qualsiasi cosa accadere, ma tuttavia sapete nel vostro cuore di non essere un cristiano tanto genuino quanto quella cerva era una madre. And the reason she was a mother is because she was born a mother. She couldn't help being that. She was born a mother. E il motivo per cui lei era una madre era che lei era nata una madre. Lei non poteva farci niente. Lei era nata una madre. And now, if you are not born, if you ain't got that same love for Christ, regardless of what anybody says, you believe Him. He's the same yesterday and forever. And you would like to have that kind of Christian love in you as that mother love produced for her. Would you, with your heads bowed, everybody now and every eye closed, raise up your hand, say, pray for me, Brother Branham, and I'll certainly do it. Ed ora, se voi non siete nati, se non avete lo stesso amore per Cristo, senza riguardi a ciò che dice qualcun altro, voi credete a Lui? Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e vi piacerebbe avere quel genere di amore cristiano in voi come l'amore che quella madre produsse per essa? Vorreste voi, con i vostri capi chini, ognuno ora ed ogni occhio chiuso alzare la mano? Dite, prega per me, fratello Branham, ed io certamente lo farò. God bless you, brother. God bless you. Oh, my, look around on the floor. Up in the balconies, all across. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Oh, mai, guardate nella sala, su nelle balconate, dappertutto. Don't be ashamed. If you're ashamed of him here, he said, I'll be ashamed of you before the Father, the Holy Angel. You're in his presence now. He's here. He's absolutely here. The great Holy Spirit, that pillar of fire that was with Moses, is right here. Non abbiate vergogna. Se avrete vergogna di lui qui, egli disse, io avrò vergogna di voi davanti al Padre e ai santi angeli allora. Ora siete nella sua presenza, egli è qui, egli è assolutamente qui, il grande Spirito Santo, quella colonna di fuoco che era con Mosè proprio qui. Remember, when he's here on earth, he said, I come from God and I go to God. And they said that Moses forsook the treasures of Egypt, considering the treasures of Christ greater than all the reproach of Christ greater than all the treasures of Egypt. Ricordate quando egli era sulla terra, disse io vengo da Dio e torno a Dio. Ed essi dissero che Mosè abbandonò i tesori d'Egitto considerando i tesori di Cristo maggiori del vituperio di Cristo, maggiore di tutte le ricchezze d'Egitto. He went in the wilderness with Christ, and any Bible reader knows that that pillar of fire was the angel of the covenant, the Logos that went out of God, which was Jesus. Egli andò nel deserto con Cristo, e qualsiasi lettore della Bibbia sa che quella colonna di fuoco era l'angelo del patto, il Logos che era uscito da Dio, che era Gesù. And then when he died, he ascended up into heaven, and when he met Saul on the road to Damascus, he had done turned back to the pillar of fire again. And he even put Paul's eyes out with brightness. E allora, quando egli morì, egli ascese al cielo, e quando incontrò Saulo sulla via di Damasco, egli era già tornato di nuovo in quella colonna di fuoco, ed inoltre accecò gli occhi di Paolo con lo splendore. Now he's here tonight, the same yesterday, today, and forever. Would you like to identify yourself before him and say, Lord God, I haven't got that kind of an experience, I want to have it. Ora, egli è qui stasera, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Vorreste identificarvi davanti a Lui? Dite, Signore Dio, io non ho avuto quel genere di esperienza. Voglio averla. I'm not asking you to come up here. I'm just asking you to raise your hand to Him if you feel like that. Well, is there some that hasn't raised their hands? Raise your hands now. God bless you. Non vi sto chiedendo di venire quassù, vi sto solo chiedendo di alzare la mano a Lui se vi sentite così.
Ci sono stati alcuni che non hanno alzato la mano? Alzate la mano ora. Dio vi benedica. Our Heavenly Father, they're yours. Science says, according to science, we cannot raise our hands. Gravitation holds it down. But there's a spirit in man and in women. And they, another spirit come to them, which was the Holy Spirit, and said, raise up your hand. And they defied the law of gravitation and raised their hands towards God who made them. I want to be a real Christian. Nostro Padre Celeste, essi sono tuoi. La scienza dice, secondo la scienza, che non possiamo alzare le mani. La gravità le tiene giù, ma c'è uno spirito negli uomini e nelle donne, ed essi, un altro spirito è venuto a loro, che era lo Spirito Santo, e ha detto, alza la tua mano. E loro hanno sconfitto la legge della gravità e hanno alzato la mano verso Dio, il quale li ha creati. Io voglio essere un vero cristiano. Heavenly Father, I pray that you'll make each of them real Christians through Jesus Christ's name. They are yours, Lord. Padre Celeste, io prego che tu renderai ognuno di loro dei veri cristiani attraverso il nome di Gesù Cristo. Essi sono tuoi, Signore. How little did I know that day that when that little deer walked out there on that field, it would be the cause of, but it was a sign. But thou knowest all things, so I pray, Father, that you'll receive them now. They're trophies of the gospel. They're yours. Poco ne sapevo quel giorno quando quel piccolo cervo uscì là in quel campo, che sarebbe stato la causa di... Ma era un segno. Ma tu conosci ogni cosa, così io prego, Padre, che tu ora li riceverai. Sono i trofei del Vangelo, sono tuoi. You said no man can pluck them from my heart, from my hand. And you said all that is mine belongs to the Father. No man can pluck them from his hand. Hai detto, nessuno può strapparli dal mio cuore e dalla mia mano. E tu hai detto, tutto ciò che è mio appartiene al Padre. Nessuno può toglierli dalla sua mano. Jesus said in St. John 5:24, He that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Gesù disse in San Giovanni 5:24, colui che ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Lord, that's your word. Now not them that makes believe, but them that really believe have eternal life. They're yours, Father. I give them to you now in Jesus Christ's name. Amen. Signore, è la tua parola. Ora, non quelli che avranno fatto finta di credere, ma coloro che avranno veramente creduto, hanno vita eterna. Sono tuoi, Padre, li do ora a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. I'll be real reverent just a moment. Now it's just exactly time to close. But just wait just a moment. Ora siate riverenti solo un momento. Ora è proprio il tempo di concludere, ma aspettate solo un momento. Before we do that, how many believe that Jesus Christ promised to be with us wherever two or three were gathered in His name? How many believe that He is the same yesterday, today and forever? Prima di fare ciò, quanti credono che Gesù Cristo ha promesso di essere con noi ovunque due o tre sono radunati nel Suo nome? Quanti credono che Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno? If he was here tonight, he would be just as he was then. He'd do the same thing. The Bible said that he's the high priest that can be touched for the feeling of our infirmities. Is that right? New Testament. Hebrews 3rd chapter. A high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. I have faith in God. I just believe real with all your heart. Il suo, egli sarebbe, se egli fosse qui stasera, egli sarebbe proprio come egli era allora. Farebbe la stessa cosa. La Bibbia dice che egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Voi, è vero? Il Nuovo Testamento, Ebrei, al terzo capitolo, un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora abbiate fede in Dio, ora credete soltanto, veramente, con tutto il cuore. And you out there now, that's out in this audience, that doesn't... It's sick. How many of you sick? Raise up your hands. Just say, I'm sick. Now just real low, real quiet now, everybody.
E voi là fuori, che siete in questo auditorio, che non avete, che siete malati, quanti di voi sono malati? Alzate la mano, dite solo, io sono malato. Proprio a voce bassa ora, proprio ora, con calma, ognuno. Now you pray. Say, Lord Jesus, Brother Bram doesn't know me, but what he said tonight are greater than Solomon is here. And I know that that's prophesied to your return. It hasn't been in the world for hundreds and hundreds and thousands of years. Ora pregate, dite, Signore Gesù, il fratello Branham non mi conosce, ma ciò che ha detto stasera, uno che è più grande di Salomone è qui, ed io so che ciò è profetizzato di tornare, non è stato nel mondo per centinaia e centinaia e migliaia di anni. But you promised it would return again in the last days, according to Malachi 4, and promised in St. Luke 17 and all these other promises. You said it would be here when the Son of Man revealed himself, because it has to be the Word. Ma tu hai promesso che sarebbe tornato di nuovo negli ultimi giorni, in accordo a Malachia 4, e promesso in San Luca 17 tutte queste altre promesse, hai detto che sarebbe stato qui quando il Figlio dell'uomo si sarà rivelato, perché deve essere la parola. Also, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is made flesh and dwelt among us, and the Word discerns the thoughts. Perché là, al principio, la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, la parola fu fatta carne e dimorò fra noi, e la parola discerne i pensieri. It was a word in the prophets, it was a word in the Son, it's a word in you today, the Word, it's prophesied, promised. Era la parola nei profeti, era la parola nel Figlio, e la parola in voi, oggi. Vedete, la parola è profetizzata, promessa. Although you find many impersonations, many carnal computations, that doesn't take away from the real. He's a real Holy Ghost, real God. Sebbene si trovino molte personificazioni, molta competizione carnale, questo non la sminuisce dall'essere la cosa reale. C'è un vero Spirito Santo, un vero Dio. Now you believe with all your heart, and look this way to me, and believe with all your heart, say, Lord God, I'm going to pray. And I pray that you will reveal to Brother Branham and let me touch your garment and you turn to him because he don't know me and tell me what my trouble is and then I'll know that your presence is here. Ora credete con tutto il cuore, guardate da questa parte verso di me e credete con tutto il cuore, dite, Signore Dio, io pregherò e prego che tu rivelerai al fratello Branham e lasciami toccare la tua veste. E tu volgiti attraverso di lui perché egli non mi conosce, dimmi qual è il mio problema e allora saprò che la tua presenza è qui. Friends, you know what's the matter with the Pentecostal people? They've seen too much. Amici, sapete qual è il problema con la gente pentecostale? Hanno visto troppo. An old salt one day was coming from the sea and he found a rider going to the sea. The old salt said to the rider, said, where goest thou, my good man? Said, down to the sea. Oh, I want to smell its salty brines. I want to see its blue skies, the white clouds, the seagulls. Un vecchio marinaio una volta stava tornando dal mare e trovò uno scrittore che andava al mare. Il vecchio marinaio disse allo scrittore, disse, dove va, mio buon uomo? Disse, scendo al mare. Oh, voglio annusare la sua acqua salmastra. Voglio vedere i suoi cieli blu, le bianche nubi, i gabbiani. He said, I was born only 50 years ago. I don't see nothing so attractive about it. That's it. He'd seen so much of it until it became common. Egli disse, io ci sono nato 50 anni fa, non ci vedo niente di così attraente. Eccolo, egli l'aveva visto così tanto al punto che divenne comune. That's what's the matter with us people. We've seen so much of God. This church that has been called out of the denominational groups in the last days has seen so much of it. Until it's become so common, you just overlook it. Ecco qual è il problema con noi gente. Abbiamo visto così tanto di Dio, questa Chiesa che è stata chiamata fuori dai gruppi delle denominazioni negli ultimi giorni, ne ha visto così tanto al punto che è diventato così comune. Proprio non lo prendono in considerazione. Don't never let Christ become common to you, friend. Don't never do that. You just believe with all your heart and all that's in you. I have faith in God. Non lasciare mai che Cristo diventi comune per te, amico. Non farlo mai. Credi proprio con tutto il cuore, con tutto ciò che è in te. Ora, abbiate fede in Dio. I just pray. Let the Lord Jesus grant it. You just touch his garment. I don't know. You touch him, he can be touched.
Ora pregate soltanto e lasciate che il Signore Gesù lo conceda. Ora toccate solo la sua veste. Non lo so, voi toccate lui, egli può essere toccato. Just pray now. I don't say that he will do it. Just a moment, but settle it all. Just kind of have your heart fixed on him. That's a light. Don't nobody take a picture, a flash picture. Just be reverent. Ora pregate solamente ora. Non dico che egli lo farà. Solo un momento lo stabilirà completamente. Voi abbiate solo i vostri cuori fissi su di lui. Ora, essa è una luce. Che nessuno scatti una foto con il flash. Siate solo riverenti. Ah, here it is. It's over a woman sitting here looking at me. Right here at the end. Right there. You believe me to be his servant, lady. I'm a stranger to you. You don't know me, I don't know you. Ora, eccola. È sopra una donna seduta qui che mi sta guardando proprio alla fine, proprio qui. Credi che io sia il suo servitore, signora? Io ti sono estraneo, non mi conosci, io non ti conosco. But if God will describe to me, just like he did to the woman, tell her about her blood issue, or the woman had five husbands, if the Lord Jesus will provide that information to you through me, would you believe it with all your heart? You know where it's the truth or not. All right. Ma se Dio mi descriverà proprio come egli fece alla donna, le disse del suo flusso di sangue, o la donna che aveva cinque mariti, se il Signore Gesù provvederà quell'informazione per te attraverso di me, lo crederesti con tutto il cuore? Saprai se è la verità o meno. Molto bene. It's a bladder trouble. That's right, raise up your hand. Now, that's exactly right. È un problema alla vescica biliare. Se è giusto, alza la mano. Vedete? Ora, ciò è proprio giusto. Here. You sat next to her. You was going to help her. You touched her with your hand. Now you were kind. Now you believe God can tell me what your trouble is? You believe that he can do it? High blood pressure. That's right. Raise up your hand. Ecco, tu che siedi vicino a lei, tu la stavi aiutando, l'hai toccata con la tua mano. Ora tu sei stata gentile. Ora. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema? Credi che egli può farlo? Alta pressione sanguinea. Se è giusto, alza la tua mano. The man sat next to her. Do you believe, sir? Believe God can tell me what your trouble is? You know where it be truth or not? Varicose veins. You believe? L'uomo seduto vicino a lei. Credi tu, signore, credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema? Saprai se è la verità o meno. Vene varicose. Credi? The little lady standing there kind of crying like, your trouble is nervousness. That's exactly right. Kind of shattered. You get weak in the daytime. You think you're losing your mind. The devil tries to tell you that, but you're not. It's all over from tonight now. You got the victory. It's left you. The black shadow that was over you has left you. La piccola signora seduta là, che sta quasi come piangendo. Il tuo problema è il nervosismo. È proprio giusto. Come adombrata, diventi debole durante il giorno, pensi di uscire di senno. Il diavolo cerca di dirti ciò, ma tu non lo sei. È tutto finito da stasera. Ora, vedi? Tu hai la vittoria. Ti ha lasciata. L'ombra scura che era su di te ti ha lasciata. You're weeping there sitting next to her, lady. It thrills you. Now, do you believe me to be his prophet or his servant? That stumbles some people, you see. I don't know yet. We're strangers. You believe God can tell me what's your trouble? Tu stavi piangendo, là, seduta vicino a lei, signora. Ciò ti ha allarmata. Ora credi che io sia suo profeta o suo servitore? Ciò fa inciampare alcune persone, vedete? Quindi, tu, io non ti conosco, siamo estranei. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema? All right. You have heart trouble? Kidney trouble and your anemia. That's right, raise up your hand. Bene, hai un problema al cuore, un problema ai reni
e sei anemica. Se è giusto, alza la mano. This little lady sitting here, kind of heavy set, red and dark striped dress on, she's praying. She wants to be called in this line. If that's right, raise up your hand, lady. Questa piccola signora seduta qui, un po' robusta, con un vestito a strisce rosse e scure, lei sta pregando. Lei vuole essere chiamata in questa fila. Se è giusto, alza la tua mano, signora. You believe God can tell me what your trouble is? Your friend will be all right, the spiritual problem will be all right, and your female trouble will leave you if you believe God with all your heart. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema? La tua amica starà bene, il problema spirituale si sistemerà e il tuo problema femminile ti lascerà se crederai a Dio con tutto il cuore. Now that's right, raise up your hand. That's what you're praying about. Raise up your hand so that people can see what you're doing. All right? Ora, se ciò è giusto, alza la mano. Se ciò è quello per cui pregavi, alza la mano così che le persone possano vedere cosa stai facendo. Vedete? Molto bene. You just have faith in God. Somebody back. You don't have to be sitting on the front. Way back. Believe with all your heart. Abbiate soltanto fede in Dio. Qualcuno dietro, non dovete essere seduti qui davanti. Là dietro, credete con tutto il cuore. Way back there, there's a woman. She's got a growth on her side. She's praying. She's going to miss it. Lord God, help me, I pray. Molto in fondo, là, c'è una donna. Lei ha un'escrescenza sul suo fianco. Lei sta pregando. Lo mancherà. Signore Dio, aiutami, prego. Mrs. Goodman, you believe with all your heart that God will take that growth from your side? All right. Raise your hand way up so the people can see you. I'm a total stranger, never seen her. There she is. Them things right? Raise up your hand. All right. Signora Goodman, credi con tutto il cuore che Dio toglierà quell'escrescenza dal tuo fianco? Molto bene. Fa un passo, alza la mano in alto così che la gente possa vederti. Io sono un completo estraneo, non l'ho mai vista. Eccola. Sono vere quelle cose? Alza la mano. Molto bene. A lady sitting over there, out towards the end there, she's suffering with a gallbladder trouble. And she's got diabetes, heart trouble. Mrs. Holderfield, believe with all your heart, lady, and you can be healed there. Una signora seduta là, all'esterno, verso la fine, lei soffre per un problema alla vescica biliare. E lei ha anche il diabete, un problema al cuore. Signora Holderfield, credi con tutto il cuore, signore, potrai essere guarita là, ora. Please don't move around, people. I ask you in Christ's name, don't do that. See, diseases go from one to another. See? Unbelief is the most horrible thing there is in the world. Just have faith. Per favore non muovetevi in giro, gente. Io ve lo chiedo, nel nome di Cristo, non fatelo. Vedete, le malattie passano da uno all'altro, vedete? L'incredulità è la cosa più orribile che ci sia al mondo. Abbiate solo fede. There's a little lady sitting here praying about her husband. He drinks. That's right. You're praying that he'll stop drinking. Isn't that right? All right. I don't know you. Got a prayer card? You don't need one. Just faith that you got. You touch something, you're 20-30 feet from me, you touch the high priest. That's right. Ecco qui una piccola signora seduta che prega per suo marito. Egli beve. È giusto. Tu stai pregando che egli smetta di bere, non è giusto? Bene. Io non ti conosco. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Non ne hai bisogno. Solamente la fede che tu hai. Tu hai toccato qualcosa. Sei a 20 o 30 piedi di distanza da me. Tu hai toccato il sommo sacerdote. Little lady behind her is praying about her husband too. Standing behind her. That's right. Your husband's a nervous man. Kind of a mental nervousness. He's missing right now. That's right. Raise up your hand. La piccola signora là dietro sta pregando anche lei per suo marito, seduta dietro a lui. È giusto, tuo marito è un uomo nervoso, un genere di nervosismo mentale. Egli non è qui proprio ora. Se è giusto, alza la tua mano. And you've got something wrong with your hand. You have allergies, something other. You touch stuff that makes your hands go bad. Isn't that right? Mrs. Patty is your name. You believe with all your heart now? That's right. Raise up your hand. Amen. Praise the Lord. I ask you to believe.
E hai qualcosa che non va con la tua mano, hai un'allergia, qualcos'altro, e tu tocchi le cose, fa sì che la tua mano ti faccia male. Non è giusto questo? Signora Petty, è il tuo nome, credi con tutto il tuo cuore ora? Se ciò è giusto, alza la mano. Amen. Vedete, vi ho chiesto di credermi. What about this lady sitting here? You got a mark on your face, like a little skin cancer. You believe me to be God's servant? You do? I don't know you, you're a stranger to me. Che ne è di questa signora seduta qui? Hai un segno sul volto, come un piccolo segno del cancro della pelle. Credi che io sia il servitore di Dio? Lo credi? Io non ti conosco, sei un'estranea per me. That's not exactly what you're praying about. You're praying about a heart trouble that you got. That's right. Is that right? This lady sitting here. If you believe with all your heart, you can have your healing. Your husband got his last night, why not you? Ex-woman preacher. I believe with all your heart. Questo non è esattamente ciò per cui stavi pregando. Stai pregando per un problema che hai al cuore. È giusto. È giusto questo? Questa signora, seduta qui, se crederai con tutto il cuore, puoi avere la tua guarigione. Tuo marito ha ricevuto la sua ieri sera, perché tu non puoi riceverla? Una ex donna predicatrice. Ora credi con tutto il cuore, tu... I see, just so you know, you're kind of questioning in your mind, see? Now you're satisfied, aren't you? Or raise up your hand if that's right. Have faith in God. Ora, vedi? Così, solo che tu sappia, tu ti stavi chiedendo nella tua mente, vedi? Ora sei soddisfatta, non è vero? Che essa lo compie. Molto bene, alza la mano se è giusto, abbiate fede in Dio. What do you think of that diabetes, sir? Set here your hand up, you believe that God can heal diabetes and make you well? You do? All right, sir. God can heal. Che cosa ne pensi di quel diabete, signore, seduto qui con la mano alzata? Credi che Dio può guarire il diabete e sanarti? Lo credi? Molto bene, signore, Dio può guarirti. You're a stranger to me too. If you believe with all your heart, the man sitting there's got heart trouble, something wrong with his back. Mr. Easter, he was hurt in a train accident that caused that. That's right, raise up, Jesus Christ, will heal you, make you well. Anche tu sei un estraneo per me, se crederai con tutto il cuore. C'è un uomo seduto qui che ha un problema al cuore. Qualcosa che non va con la sua schiena. Signor Easter, è stato ferito in un incidente di treno che ha causato ciò. Se è giusto, alzati. Gesù Cristo ti guarirà e ti sanerà. How many of you believe? A greater than Solomon is here. You believe it? Jesus Christ is saying yesterday the emperor was swept from across the building. Quanti credono? Uno che è più grande di Salomone è qui. Lo credete? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno sta attraversando proprio tutto l'edificio. You believe now that he's here? He's right here now. That's reality. That's exactly what he said would take place. These things that I do shall you also more than this will you do, for I go to my Father. Credete ora che egli è qui? Egli è proprio qui ora! È una realtà, è esattamente ciò che egli disse sarebbe avvenuto. Queste cose che io faccio le farete anche voi, più di queste farete, perché io vado al Padre mio. One time a woman touched him, he got so weak, he said virtue went from me. And he was the son of God. I'm a sinner, saved by his grace. More than this shall you do. I know the King James says greater, but in the original it says more than this shall you do, for I go unto my Father. Una volta una donna lo toccò, egli diventò così debole, gli disse virtù è uscita da me, ed egli era il figlio di Dio, io sono un peccatore salvato dalla sua grazia. Più di queste farete voi, so che la King James dice maggiori, ma nell'originale dice più di queste farete, perché io vado al Padre mio. Now do you believe that? You believe his presence is here? Then why not lay your hands over on one another, you believers, and pray for your fellow man sitting next to you, each one of you. Lay your hands over on each other and believe with all your heart now as you pray. Ora lo credete? Credete che la sua presenza è qui? Allora perché non imponete le mani uno sull'altro? Voi credenti e pregate per il vostro compagno seduto vicino a voi. Ognuno di voi imponga le mani sull'altro e credete ora con tutto il cuore mentre pregate. Pray the way you do in church. Believe the way you've always believed. Now let that spirit of God that made you a Christian be just as great and royal to you as you're praying for that person as that mother dear had in her being a mother. That loyal spirit of Christ
That's here now. Pregate nel modo in cui fate in chiesa, credete nel modo che avete sempre creduto e ora lasciate che quello Spirito di Dio che vi ha reso un cristiano sia tanto grande e regale per voi mentre pregate per quella persona quanto quella madre cervo aveva in sé l'essere una madre, quelle ha l'Spirito di Cristo che è ora qui. That the world don't believe, the world hates it, the world don't understand it, the Bible said they wouldn't. The world knows its own, God knows his own. God promised that it's the truth, so help me, it's the truth. Jesus Christ the same yesterday and forever. Pray now. Quello il mondo non lo crede, il mondo lo odia, il mondo non lo comprende. La Bibbia dice che non l'avrebbero compreso. Il mondo conosce i suoi e Dio conosce i suoi. Dio l'ha promesso, è la verità, Dio mi aiuti, è la verità. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ora pregate. Lord Jesus, here lay some handkerchiefs laying here that's for the sick and the afflicted. Now lay my hands upon them because we're taught in the Bible to take them from the body of Paul, handkerchiefs and aprons, and unclean spirits went out of the people and they were healed of diseases. Signore Gesù, sono posti qui alcuni fazzoletti, posati qui, che sono per i malati e gli afflitti, e io impongo le mani su di essi, perché ci viene insegnato nella Bibbia che presero dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli, e spiriti immondi uscivano dalle persone e venivano guariti dalle malattie. Now we're not Saint Paul, but you're still Jesus, and I pray that you'll honor these, for these people that couldn't be to the meeting. Ora noi non siamo San Paolo, ma tu sei ancora Gesù e io prego che tu onorerai questi per queste persone che non hanno potuto essere alla riunione. May when they're laid upon the people, may it come to pass, like one of the writers said, when the Red Sea got in the way of the children of Israel, God looked down through that pillar of fire with angry eyes and the sea got scared because it was standing in the way of the path of duty to believers and the sea moved back and the believers went over to the promised land. Possano, quando saranno posti sulle persone, possa avvenire, come disse uno degli scrittori, quando il Mar Rosso fu sulla strada dei figli di Israele, Dio guardò giù attraverso la colonna di fuoco con occhi adirati e il mare si impaurì perché si trovava nella linea di dovere dei credenti e il mare si ritirò e i credenti passarono oltre verso la terra promessa. Lord God, look down through the blood of your Son, Jesus Christ, tonight, upon these handkerchiefs, upon these audience here, with their hands laying on each other, praying for each other. Signore Dio, guarda giù attraverso il sangue del tuo figliolo Gesù Cristo stasera, su questi fazzoletti, su questo uditorio qui, con le loro mani poste uno sull'altro, pregando gli uni per gli altri. You said, confess your faults one to the other. Pray one for the other, that you may be healed, for the affectionate fervent prayer of the righteous availeth much. Tu hai detto, confessate i vostri errori l'un l'altro, pregate l'uno per l'altro, che possiate essere guariti, perché l'efficace preghiera fervente del giusto significa molto. I pray, God, as the confessed Christian tonight is praying for the person he has his hands on, may the power of the Holy Ghost come upon that person. May the Spirit quicken to them, Lord, the reality. Io prego Dio, mentre coloro che si professano cristiani stasera stanno pregando per la persona su cui hanno le mani, possa la potenza dello Spirito Santo scendere su quella persona, possa lo Spirito risvegliarli, Signore, la realtà. May they not miss it, Lord. Let them not be like something that's going to miss it, Father. May Birmingham catch its vision now of the presence of the resurrected Jesus Christ, a greater than all the prophets, a greater than all the preachers, greater than all the popes or the potentates or whatever it might be. It's Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, vindicating himself in the last days by his promised word. Possano non mancarlo, Signore. Possano non essere come qualcosa che la stanno mancando, Padre. Possa Birmingham afferrare ora la visione della presenza del risorto Gesù Cristo. Uno che è più di tutti i profeti, uno che è più di tutti i predicatori, più di tutti i papi o i potenti o qualsiasi cosa possa essere. È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno che rivendica se stesso negli ultimi giorni tramite la sua parola promessa. Grant it, Lord. I pray this faith, a prayer of faith for them as they pray for each other.
In Jesus Christ's name we present it to you. Concedilo, Signore, io prego questa fede, la preghiera di fede per loro mentre pregano l'uno per l'altro. Nel nome di Gesù Cristo lo presentiamo a te. Now, each one of you, got your hands on somebody? Now just close your eyes and remember the Christ that's promised this has come here and vindicated himself. Ora ognuno di voi, mentre avete le vostre mani su qualcuno, ora chiudete gli occhi e ricordate, il Cristo che ha promesso questo è venuto qui per rivendicare se stesso. Yes, I've seen a man healed right there with TB sitting right back here in front of me. Now, if you just, it's just going on every word in the building. Sì, ho visto un uomo guarito proprio là, di TB, seduto proprio qui di fronte a me. Ora, se voi solo, sta accadendo proprio dappertutto, ovunque nell'edificio. Jesus said it never be forgiven. In this world, the world come, the scripture promises it. And here it is vindicated right before you. Certamente, se Dio... Un uomo può dire qualsiasi cosa, ciò non la fa essere vera, ma quando Dio scende e lo dice, rivendica e dimostra che ciò è la verità, non crederlo è un peccato imperdonabile. Gesù disse non sarebbe mai perdonato in questo mondo, nel mondo a venire. La scrittura ha promesso questo ed eccolo rivendicato proprio davanti a voi. People, in the name of Jesus Christ, receive him while he's here in the presence of us tonight, while we're with him. Will you believe it? Gente, nel nome di Gesù Cristo, ricevetelo mentre egli è qui in nostra presenza stasera, mentre siamo in lui. Lo crederete? And all that truly does believe it and accepts him as your savior or as your healer, will you stand to your feet to give testimony? I'll stand as a testimony. I truly believe it. I now accept my healing, my salvation, and all my needs in the presence of Christ. I now accept it. E tutti coloro che veramente lo credono e lo accettano come loro salvatore o come guaritore, starete in piedi per dare testimonianza. Io starò in piedi per una testimonianza. Io credo veramente ed ora io accetto la mia guarigione, la mia salvezza e tutti i miei bisogni nella presenza di Cristo. Ora io accetto questo. Look over the building. Almost all the congregation. Standing. Wonderful. That's beautiful. Now, it's all over if you believe it. If thou canst believe. Mai, guardate nell'edificio, quasi tutta la congregazione in piedi. Meraviglioso. Ciò è molto bello. Ora è tutto passato, se lo crederete, se voi potete credere. Now, let us close your eyes. And raise up our hands and sing, I love him because he first loved me. Let's give him praise as we sing him now. Sing to him these praises. Ora chiudiamo gli occhi e alziamo le mani e cantiamo, io l'amo perché per prima mi amò. Diamo a lui gloria mentre cantiamo ora. Cantate a lui queste lodi. Io l'amo. Del Calvario. Let's raise up our hands and say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alziamo le mani in alto e diciamo, lode al Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Io l'amo. Ognuno, io l'amo, I'll ask them to come forward.
Penso che tu debba congedarli, fratello Urshan. Chiederò loro di farsi avanti. E acquisto la mia salvezza. Now bow your head just a moment. The organist and the pianist go right ahead. Ora chinate il capo solo un momento. Il piano, l'organista e il pianista proseguono. I wonder tonight, is your conviction still believing? I wonder if you believe that the God who can tell me the secret in the heart to prove that he don't have to do that now, but he said he would do it. Mi chiedo stasera se la vostra convinzione è ancora di credere. Mi chiedo se credete che il Dio che può dirmi il segreto del cuore per dimostrare che egli ora non deve farlo, ora ma egli disse che lo avrebbe fatto. When Jesus came the first time, he didn't have to heal, but he said he would do it. He did it that it might be fulfilled, which is spoken by the prophet. And he does it tonight because the prophets said he would, and Jesus said he would too. Quando Gesù venne la prima volta, egli non doveva guarire, ma egli disse che lo avrebbe fatto, ed egli lo fece che potesse essere adempiuto ciò che fu detto dal profeta, ed egli lo compie stasera perché i profeti dissero che lo avrebbe fatto, e anche Gesù disse che lo avrebbe fatto. Now I wonder if you who wants that love of God in your heart like the mother dear had for her baby, you want that love in your heart for Christ and you believe he'd hear our prayer, would you come stand here while we pray for you? Ora mi chiedo se voi, chi vuole quell'amore di Dio nel suo cuore come la madre cervo l'aveva per il suo cucciolo, volete quell'amore nel vostro cuore per Cristo e credete che egli ascolterebbe la nostra preghiera? Vorreste venire qui mentre preghiamo per voi? While we sing that once more, just come right up here. You make a public confession then. Just walk right out and stand along here. If you believe it, prayer, my prayer will help you. You come right up while we sing this again. Mentre lo cantiamo ancora una volta, venite proprio quassù. Farete allora una pubblica confessione. Camminate proprio qua fuori e rimanete qui in fila. Se lo credete, la preghiera, la mia preghiera vi aiuterà. Venite proprio quassù mentre lo cantiamo di nuovo. Now I prove you love him by coming. God bless you. Io ora dimostrate che lo amate venendo. Dio ti benedica. Prima mi amo. E scendete proprio giù dalla balconata e vi aspetteremo. È giusto. Se siete veramente sinceri, venite ora. Alla croce del Calvario. There are people who are leaving the balconies coming down. Everybody sing, huh? Just get right in the aisles, wherever, come right on. La gente sta lasciando la balconata, sta scendendo. Ognuno canti ora. Entrate proprio nelle navate, da qualsiasi parte, venite avanti. Remember the God that will meet you at the judgment has met you here in the church tonight. Ricordate, il Dio che vi incontrerà al giudizio vi ha incontrati qui nella chiesa stasera. Ma salvation. Mia salvezza al Calvario. I wonder if all the ministers here that's interested in lost souls that still has a vision for people in need, if you'll walk up now among the people, all you ministers in here, every minister that believes that God will still save a sinner, you might see one of the greatest things happen just now you've ever seen. This is what the Holy Spirit likes. Mi chiedo se tutti i ministri qui, che sono interessati nelle anime perdute, che hanno ancora una visione per la gente nel bisogno, se salirete ora tra la gente, tutti voi ministri qui, ogni ministro che crede che Dio salva ancora un peccatore,
potreste vedere accadere una delle cose più grandi ora che abbiate mai visto. Questo è ciò che piace allo Spirito Santo. Io l'amo. Now prove it. Prove it you're interested. You love him. You love him. You love his children. Ora dimostratelo. Dimostrate che siete interessati, che lo amate. Se voi amate i suoi, lui amate i suoi figli. Love him. Get among the people, right? Like this. Weed yourself right in. Lay your hands upon them. Come right up here now. We're going to pray. I believe the Holy Spirit will be poured out upon the people tonight, right here in the audience. Ora fatevi strada tra queste persone qui. Salite proprio su e andate tra le persone, proprio così, e infilatevi proprio dentro e imponete le mani su di loro. E salite proprio quassù ora. Pregheremo. Io credo che lo Spirito Santo sarà versato su queste persone stasera, proprio qui in questo auditorio. Innamorato di lui, potete leggere la sua parola e amo Gesù. Quanto. Close the world away from me now. Close all the world away from me. Ora chiudete fuori il mondo da voi, ora chiudete fuori tutto il mondo da voi, vedete? Perché prima amo, quanto amo, meraviglioso, quanto amo. Get someone in here. Ministers, come right in, move right in around the people. Ora, ministri, prendete qualcuno nella vostra... Tenetemi ora. Venite proprio dentro, ministri. Muovetevi attorno alle persone. Oh, quanto amo Gesù, perché per prima mi amò. Now he's standing here, he knows everything that's in your heart. Don't you think he knows that? Right here, with no secret, he knows just what you're talking, what you're meaning. Ora egli è qui, egli conosce ogni cosa che è nel vostro cuore. Non pensate che egli conosca ciò? Proprio qui, non c'era segreto. Egli conosce ciò che dite, ciò che intendete dire. Now let's bow our heads, each one, all over the audience, you that even couldn't get here. Now let's pray. Ora chiniamo i capi, ognuno, in tutto l'auditorio, voi che non siete neanche potuti venire qui. Ora preghiamo. Each one of you, just confess all your wrong. Confess all your unbelief. Say, Lord Jesus, maybe I belonged to church once. I went to church, but I never was satisfied. There was something other. Ognuno di voi confessi tutti i suoi sbagli, confessate tutta la vostra incredulità, dite, Signore Gesù, forse ho fatto parte di una chiesa una volta, io sono andato in chiesa ma non sono mai stato soddisfatto, c'era qualcos'altro. Oh, I might have shouted, I might have spoke with tongues, I might have joined church, all those things are fine, I have nothing against that, but that's not what I'm talking about. Oh, io potrei aver gridato, potrei aver parlato in lingue, io potrei aver fatto parte di una chiesa, tutte queste cose vanno bene, non ho niente contro di ciò, ma non è ciò di cui sto parlando. I'm talking about love of God that's really down there, that's the Holy Spirit, that's it, and you want that, something that's real, seasoned, that'll make the Word of God just live through you and act through you. Sto parlando dell'amore di Dio che è veramente laggiù. Quello è lo Spirito Santo. Ecco tutto. E volete ciò, qualcosa che è veramente provato nel tempo, che farà vivere la parola di Dio proprio attraverso di voi e agire attraverso di voi. No roots of bitterness in the channel of Holy Spirit just flows right through you. That's what you want. Now just bow your head and reverently pray. And you ministers, lay your hands up on them now. Vedete, nessuna radice amara nel canale. Lo Spirito Santo scorre proprio attraverso di voi. Ecco cosa volete.
Ora chinate proprio il capo e pregate con riverenza, e voi ministri imponete le mani su di loro ora. Our Heavenly Father, we're bringing to you tonight this audience of people that stands here making confession, knowing that they've been wrong. Their probably motives and objectives too has been wrong. But tonight they have come believing that you will forgive every sin. Nostro Padre Celeste, portiamo a te stasera questo auditorio di persone che si trovano qui per fare una confessione, sapendo che sono state nell'errore. Ci sono probabilmente anche motivi ed obiettivi che erano sbagliati, ma stasera sono venuti credendo che tu perdonerai ogni peccato. Many of them went to church for years. Many of them has done charitable deeds. But Lord, tonight they are wanting the reality. They're wanting that sweetness, that something that's they lacking in their lives, that Holy Spirit of God that moves in the form of the Word. Molti di loro sono andati in chiesa per anni, molti di loro hanno fatto grandi opere caritatevoli, ma Signore, stasera vogliono la realtà, vogliono quella dolcezza, quel qualcosa che manca nelle loro vite, quello Spirito Santo di Dio che si muove là nella forma della parola. And your servants, the ministers, your servants has their hands laid upon them. We are praying for them this prayer. And asking, Lord, that this will be the time that not no other way but right down in their heart. It'll one time forever in your presence be settled right now. E i tuoi servitori, i ministri, tuoi servitori hanno imposto su di loro le mani e stiamo pregando per loro questa preghiera e chiedendo, Signore, che questo sia il momento che in nessun altro modo, ma proprio dentro il loro cuore sia stabilito ora, una volta per sempre nella tua presenza. May the Holy Ghost come into their lives just now and make them sweeten, Lord, with the great honey of heaven and give to them an experience that will be an everlasting experience, that the great presence of the living God may come boldly into their lives and will give to them that what they need just now. Possa lo Spirito Santo entrare nelle loro vite proprio ora e renderle dolci, Signore, con il grande miele del cielo, e dai loro un'esperienza che sia un'esperienza eterna, che la grande presenza del vivente Dio possa entrare audaciamente nelle loro vite e dar loro ciò di cui hanno bisogno proprio ora. I present them to you as love gifts and as the sacrifices as they're making here. And may the Holy Ghost just make it real to them now. God grant it. In Jesus' name. Your pastor's going to pray. Our Father, we continue in thy presence now. Yes, we Lord. We thank thee for all of these who have come. Yes, give Lord. Give their hearts to Jesus Christ. For others who have come to be filled with the Holy Spirit. Concedilo, eterno Dio, essi sono tuoi, io li presento a te quali doni d'amore, come i sacrifici che stanno compiendo qui, e possa lo Spirito Santo proprio renderlo reale per loro ora. Dio, concedilo, nel nome di Gesù. Il vostro pastore pregherà. Sì, Signore, concedilo.